Allora riprendiamo, buonasera a tutti e cominciamo la terza sessione di storia in corso e con la prima coppia, quindi dottorando Discassant e dottorando appunto Roberto Tisei dell'Università degli Studi di Catania, che presenta la sua tesi sulla nuova politica, antipolitica, società civile nella crisi della Repubblica per un'interpretazione del populismo a sinistra. E il discorso a te, Paolo Mattera, dell'Università degli Studi di Roma 3. Quindi lascio la parola a Roberto, chiedendogli appunto di stare nei 15 minuti, come abbiamo fatto finora. Grazie, grazie a tutti, grazie alla professoressa Fiore e grazie tanto al professor Mattera. Il contesto storiografico in cui questa ricerca muove e prende i suoi passi è quello della storiografia degli anni Ottanta che degrada verso la crisi della Repubblica. Purtroppo sono un po' corto, non sono molto alto, quindi le mie braccia non ci arrivano. Verso la crisi della Repubblica, in cui ovviamente il 1992 rappresenta l'anno sorribilis, l'inizio, la fine, anzi, e l'inizio di un'era. Un decennio lungo è stato definito da una parte della storiografia perché inizia con quella crisi profondissima dello Stato con il rapimento di Aldo Moro e finisce con l'altra crisi, la crisi della cosiddetta Repubblica dei Partiti. In questo quadro la ricerca prende le mosse diciamo, da quel soggetto che, a parere di chi scrive, di chi espone, ma anche di una parte consistente della storiografia, subì il più consistente processo di erosione da parte dei cambiamenti in corso, da parte di quei cambiamenti che la società degli anni Ottanta via via stava tirando fuori, stava facendo emergere. Berlinguer, in particolar modo, con la fine del compromesso storico, e quindi con la fine, con la perdita di un asse strategico, importante per il Partito Comunista, iniziò a impostare la sua nuova linea politica, nel quadro di, denuncia, nel quadro di, richiamo alla inadeguatezza del sistema dei partiti, e la denuncia, diventa uno strumento di mobilitazione del consenso popolare nel Partito Comunista degli anni Ottanta attraverso la cosiddetta questione morale e la diversità comunista. Dopo la morte, diciamo, negli anni successivi alla morte del leader di Botteghe Oscure, la questione morale, la questione verificabile in qualche modo nella dinamica in cui era possibile misurare alcuni scandali che iniziavano ad emergere piccoli nei territori, nei comuni, nelle regioni, grandi come alcuni degli anni 70, cito solo Enimont, ma per non deviare. La questione morale inizia a diventare una questione, uno strumento di battaglia politica, soprattutto in anni in cui la contrapposizione, in cui inizia ad emergere una contrapposizione tra società civile e società politica. Anche su questo, sul ruolo, la nascita e lo sviluppo dell'associazionismo, della società civile,
in contrapposizione alla società politica, diciamo, costituisce un elemento di ricerca e riflessione nell'ambito dell'indagine che presento. Ma diciamo, il Partito Comunista Italiano, dopo la morte di Berlinguer, inizia quella che possiamo definire una mutazione genetica. Da un lato perché i cambiamenti in corso nella società degli anni 80, in particolar modo cambiamenti di tipo strutturale nell'ordine dei rapporti all'interno appunto della società stessa, con la via via progressivo ridimensionamento del ruolo, della consistenza e della funzione della classe operaia, che per il PC era stata sempre il principio di ogni mobilitazione politica, si passa a issues più attinenti ai cosiddetti temi civili: le donne, i giovani, la pace, l'ambiente. Attenzione, ciò non significa che fino ad allora il Partito Comunista non si fosse occupato di donne, giovani, pace, ambiente. Quello che intendo è che inizia ad occuparsene in maniera diversa, ovvero prevalente. Metto l'ambiente tra le tematiche civili perché l'ambiente in quegli anni non è oggetto di, come dire, di mobilitazioni sociali staccate da un sentimento individuale. Diciamo, il tema dell'ambiente esplode dopo Chernobyl, sostanzialmente, ma non è prevalente se non nella misura in cui c'è la necessità, c'è la paura, c'è l'emozione che segue al disastro della centrale di Chernobyl. L'altro protagonista di questa mutazione genetica è il referendum. A partire dal referendum sul cosiddetto decreto di San Valentino, l'ultima eredità in qualche modo di Berlinguer alla guida del Partito Comunista, che era un referendum sociale, cioè che riguardava la cosiddetta indennità di contingenza, nelle occasioni successive il Partito Comunista vive un processo di contraddizione nei confronti dello strumento referendario. Innanzitutto non stava nelle corde del partito e il referendum entra via via lentamente nella dinamica del Partito Comunista, e questo emerge soprattutto attraverso lo studio delle carte della direzione centrale. Soprattutto il referendum sull'ambiente, ovvero sul nucleare e sulla responsabilità civile dei magistrati nell'87. I referendum successivi saranno referendum che PC prima, PDS poi, cavalcherà su un'ondata referendaria che caratterizzerà sostanzialmente la politica italiana fino alla metà degli anni 90. Ora, questi elementi, questi temi che ho brevemente esposto, rappresentarono alcune tematiche sulle quali il PC sposta la propria collocazione, sposta il proprio impegno politico nella società degli anni. In particolar modo, scusate, e allo sfondo il tema della moralità, della questione morale a fare da cornice. Questo tema, cioè
dei politici che sono disonesti, della diversità comunista rispetto ai politici disonesti, dalla seconda metà degli anni Ottanta inizia ad essere un tema sul quale soffia un nuovo soggetto politico, che sono le leghe sostanzialmente. Sulle leghe non aggiungo nulla, dico solo questo, hanno rappresentato un campo di studi privilegiato sia per la storiografia sia per la politologia in questi anni, nel tentativo di definire un quadro populista nell'Italia della crisi della Repubblica. Quadro populista che poi troverà assorbimento sostanziale con la discesa in campo di Silvio Berlusconi nel 94. La domanda che la ricerca si pone è: nel momento in cui è stato ampiamente dimostrato un tentativo riuscito di populismo a destra, può essere esistito anche un tentativo, ovvero possono essere esistite delle tematiche di populismo antipolitiche anche a sinistra? Per tentare di rispondere a questa domanda, la ricerca, diciamo, sceglie di affrontare due esperienze che possono sembrare diverse, ma che in realtà hanno molti elementi in comune. Da una parte il percorso del Partito Comunista di fuoriuscita dalla tradizione comunista e l'abbraccio alla socialdemocrazia con la nascita del Partito dei Democratici Sinistra. Dall'altra, l'esperienza, seppur breve, ma in qualche modo intensa, del Movimento per la Democrazia, la Rete. Ora, la Rete, ho scelto la Rete per due ordini di motivi. Il primo è perché la Rete fa della questione morale in quegli anni, della moralità, dell'onestà, della trasparenza nell'agire politico, o sostanzialmente una single issue, una tematica che copre e soverchia tutte le altre, come in qualche modo tentò di fare anche il PC nel trapasso da Berlinguer a Natta, sostanzialmente. Questo tentativo può essere definito populista? No, non lo so, la risposta non ce la possiamo porre ora. È un tentativo di decostruzione in qualche modo del politico e attraverso una sua ricostruzione su nuovi agenti. Il secondo motivo per cui ho scelto la Rete sono le fonti. Il lavoro metodologico della ricerca si basa sostanzialmente su tre archivi principali. Non parlo delle fonti a stampa, delle fonti pubblicistiche, delle fonti dei giornali che le do per scontate. Il primo archivio è quello ovviamente del PC presso la Fondazione Gramsci, sul quale in particolar modo, a parte i dibattiti degli organismi dirigenti nazionali, cerco di dare priorità a due aspetti: le organizzazioni collaterali, in particolare la FIGC, la Federazione dei Giovani Comunisti, ma anche ad esempio l'ARCI, non ne cito altre, perché in quelle organizzazioni c'è un rigurgito, tra virgolette, di avanguardismo. Il partito non controlla più le sue organizzazioni, vanno per fatti loro. E l'altra parte sono invece i documenti di Occhetto, che rappresenta in qualche modo quel segretario che tentò alla fine degli anni Ottanta la trasformazione del PC, Partito Nazionale,
di derivazione togliattiana in una sorta di partito radicale di massa. Il trade union tra Rete e Partito Comunista è a Diego Novelli, dirigente comunista di primo piano, il cui archivio io ho consultato largamente, selezionando più di 80 documenti molto importanti, e mi ridà sia una documentazione legata al Partito Comunista, sia molta documentazione legata alla Rete. L'altro e ultimo archivio fondamentale su cui lavoro, su cui sto lavorando, è l'archivio vero e proprio della Rete. Che cos'è questo archivio? È un archivio di fatto privato, non è conservato in un istituto pubblico, in cultura, in un'università, da nessuna parte, ma è frutto di una serie di versamenti di ex attivisti della rete, eccetera. In questo archivio sto tirando sostanzialmente fuori il ruolo centrale di Orlando attraverso una serie di documenti, lettere, materiali di riunioni e delle cosiddette summer school, loro le chiamavano, ma in realtà erano le assemblee del partito che si svolgevano a Filaga, promosse, il cui ruolo centrale era svolto da padre Ennio Pintacuda, una sorta di ideologo del movimento. Ora, per concludere, è un lavoro, diciamo, molto anomalo, se così si può dire, perché tentare di mettere insieme due esperienze diverse, l'una il Partito Comunista e il Partito Comunista, l'altra la rete che nasce dall'incontro di esperienze molto diverse da loro, post-comunisti, post-lotta continua e tutto quel movimento di associazioni frutto sostanzialmente della svolta del Vaticano II, dell'apertura della Chiesa alla società, provando a dare diciamo una interpretazione su come e quanto queste organizzazioni, questi partiti, questi movimenti anticiparono temi, questioni, linguaggi e modalità di battaglia politica tipiche di quei movimenti che poi si svilupperanno in Italia alla fine degli anni 90 e nel corso degli anni 2000, che probabilmente, forse, se la ricerca lo dimostrerà, erediteranno parti consistenti di questo patrimonio ideale e tematico scaturito dalla crisi del sistema politico italiano a cavallo tra gli anni 80 e 90. Grazie. Allora, il punto cruciale è effettivamente questo: esiste con delle radici profonde un populismo di sinistra? Quindi affrontiamo la domanda nel suo aspetto cruciale. E allora, anche per affrontare il sonno che arriva dopo pranzo, provo a proporre una cosa in tre punti cruciali. Quindi, che cosa non dobbiamo assolutamente cercare? Quindi, cosa dobbiamo evitare per cercare di impelagarci in piste che rischiano di essere infruttuose? Che cosa possiamo eventualmente cercare? Questo discorso sta particolarmente complicato. E dove eventualmente cercarlo? Quindi, allora, cominciamo. Perché? Perché il populismo è sfuggente, per natura, è un oggetto che sfida, quasi sfiora l'ubiquità e quindi è difficile da afferrare. Allora, tutto viene fatto cominciare, anche tu mi hai fatto cominciare correttamente, cioè, la prima suggestione che viene è la famosa intervista di Berlinguer nel 1981, solo questo è. Ora, parlare di Berlinguer già di per sé è complicato, perché Berlinguer ormai è stretto a tenaglia tra l'apologia e l'apologia. A volte sconfina quasi con la dimensione metafisica, per cui Berlinguer è il depositario di tutte le virtù. Ci sono molte critiche che si attardano poi su categorie come ritardo, incapacità, che sono categorie valutative, non sono categorie conoscitive e interpretative. Ora, qual è però, secondo me, il punto fondamentale? Che nel 1981 quel partito, con quell'intervista, non poteva certo
stare proponendo un messaggio con delle matrici di antipolitica e di questo. Non è proprio possibile. Quindi sicuramente noi non dobbiamo cercare lì il punto cruciale. Quindi dobbiamo domandarci a questo punto perché Berlinguer lo ha fatto e a quali bacini cercava di attingere. Però il Partito Comunista Berlinguer del 1981, e Berlinguer era il leader di un partito che considerava la politica l'arte più nobile, a vantaggio delle masse popolari. E il partito, il momento, il luogo di sintesi e di elaborazione più elevata che ci potessero essere. Quindi l'idea tipicamente populistica di affidare il governo ad un ragioniere da prendere una volta all'anno, come dicevo, l'uomo qualunque, oppure quella di ridurre la politica, l'arte di governo, ad una mera semplice attitudine amministrativa, era letteralmente agli antipodi dall'orizzonte culturale, ideologico che potevano avere Berlinguer e il Partito Comunista. Quindi qui, nell'intervista dell'81, non abbiamo né il popolo comunità, come quello che poi diventerà il popolo della Lega, o il popolo di molti altri movimenti populistici di questa parte del XXI secolo, quindi la comunità che condivide dei valori, delle caratteristiche e che si difende dagli estranei, da coloro che sono diversi. Non abbiamo neanche precisamente il più generico popolo sovrano che viene usurpato della sua sovranità. Non abbiamo neanche alcuni dei tipici nemici del populismo contemporaneo, perché certamente nel Partito Comunista dell'81 i burocrati non possono essere nemici. Il Partito Comunista è un partito fatto di funzionari, di una burocrazia molto, molto strutturata. Oggi il tipico nemico dei populisti sono gli intellettuali, sentenziosi e presuntuosi. Ora, gli intellettuali comunisti avevano un peso fondamentale, anzi addirittura oggi sono gli intellettuali ex comunisti, sono l'oggetto di critiche e vengono chiamati radical chic e così via. Quindi sicuramente un primo dato è che noi lì non dobbiamo metterci a cercare queste cose. Quindi che cosa a questo punto ci mettiamo a cercare? Allora, detto il primo punto, cosa non cerchiamo, proviamo a capire, punto due, che cosa cercare. Questa domanda, che è una domanda interessante, purtroppo non ha delle risposte definite. A me capita poco durante le lezioni, si mette una domanda e io rispondo, bella domanda. Se avessi anche la risposta, staremmo a posto, però purtroppo adesso devo andare ad approfondire, devo capire meglio perché è così. Ecco, questa domanda è proprio la tipica bella domanda che non ha una risposta subito. Quindi, che cosa dobbiamo andare a cercare? Questa domanda in realtà può trovare una risposta procedendo con progressioni di domande ulteriori che permettono poco alla volta di mettere a fuoco la questione. Allora, prima progressione. È evidente che nel 1981 Berlinguer sta cercando, e questo è l'obiettivo che lui sta perseguendo, di insistere sul culto della diversità dei comunisti. Quello è l'obiettivo. Quindi un partito che ha introiettato l'immagine della propria diversità, se non vogliamo dire superiorità, una diversità che per molto tempo si era sostanziata nella lotta alle ingiustizie del capitalismo, non può essere più coltivata soltanto attraverso questa battaglia, perché ormai il Partito Comunista da molto tempo si è integrato nelle logiche politiche del sistema, sia a livello nazionale che a livello locale, va quindi cercata anche in qualche altro modo. E quindi questa diversità va cercata non tanto e non solo sul piano politico ed economico, quanto anche in aggiunta sul piano etico e morale. Questa è la prima approssimazione. Quindi non antipolitica e populista, ma ricerca della propria diversità. Quindi qui il popolo è depositario di virtù. È un popolo diverso, depositario di virtù. Non tanto e non solo, come era stato fino a quel momento, per effetto di una precisa collocazione sociale e professionale, quindi proletari, ma perché depositario di virtù, di laboriosità, di onestà, di spirito di sacrificio, di dignità e così via. Ora, a questo punto, detto questo, subentra un'altra domanda. Ma perché nel 1981 Berlinguer cerca la diversità o la superiorità in questo popolo dotato di virtù particolari? A quali bacini cerca di aggiungere? Cioè, che cosa ha davanti per la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 che lo spingono a fare questo ragionamento?
E quindi arriviamo ad una ulteriore approssimazione. Quindi il punto 2, prima approssimazione, cerca la diversità. In questo punto 2, un'ulteriore approssimazione, ma perché cerca quel tipo di diversità? La cerca perché, come pista di ricerca, secondo me possiamo immaginare, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, avevano preso forma nella società italiana due bacini di elettorato potenziale che il Partito Comunista poteva catturare, in parte già catturava, e poteva cercare di catturare. Il primo bacino è tutta quella forte corrente che nella società italiana si stava sempre più rafforzando, di insoddisfazione degli italiani verso la politica in generale. Perché poi si tende a dimenticare, non facciamo bel riferimento, che sì, c'è stata Tangentopoli nel 92, ma negli anni 70 c'è stato il fiorfiore degli scandali, lo scandalo Lockheed, lo scandalo di Sudona, è successo di tutto nella prima metà degli anni 70. Poi quell'ondata di scandali non ha portato al crollo del sistema politico, perché subentrarono altre circostanze, la guerra fredda, la presa delle subculture, le organizzazioni collaterali, c'erano tutta una serie di fattori che permettevano ai partiti di mantenere la presa. Ma l'insoddisfazione degli italiani verso il mondo politico era già molto forte. E la si può vedere da moltissime fonti, Eurobarometro, e questi sondaggi che vengono fatti dal 72 dalla Comunità Europea, in cui tutti gli anni, tra tutte le popolazioni europee, italiani la popolazione italiana era quella che aveva il livello più alto di insoddisfazione sul sistema politico. Tutti gli anni il sistema di livello più alto, un record mai superato. Anche i film, per esempio, un film meno noto del 75, Signore e Signori Buonanotte, qui fingono un ipotetico TG3 che all'epoca ancora non esisteva, e ci sono queste scene. A un certo punto, per esempio, c'è Mastroianni che intervista un politico uscito da Montecitorio, il quale sotto inchiesta gli chiede: ma lei si vuole dimettere? No, ma io non mi dimetto perché sono in una condizione di forza. Io conosco la legge della forza, quindi non mi dimetterò. Mastroianni dice: ma che cosa sta dicendo? Ma io conosco una legge molto chiara, la legge del più forte. Nel 75, Nanni Loi e altri registi si inventano queste battute perché accarezzano gli umori di spettatori che si identificano in un certo messaggio. Quindi l'idea che la classe politica non è capace, non ha la volontà, non ha la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini, ed è sostanzialmente indifferente a erogare servizi più efficienti, una pubblica amministrazione più efficiente. C'è quest'umore, questa carica di insoddisfazione che non si traduce in modo chiaro in un voto contrario, che però può offrire al Partito Comunista una base elettorale, mentre stanno venendo meno i riferimenti culturali, ideologici e tradizionali. Poi c'è un secondo bacino che attinge più a una corrente più radicale di sinistra, che questa rappresentazione idealizzata di questo popolo produttore sfruttato, che non è la plebe, non è necessariamente il proletariato, sono i piccoli contro i grandi, tutti coloro che in un modo o nell'altro sono vittime delle gerarchie dettate dalla finanza, oppure sono sensibili a queste gerarchie. Quindi puoi avere anche l'avvocato benestante, che però animato da sentimenti di giustizia si sente di lottare per i piccoli contro i grandi, contro le oligarchie, contro i potentati. Quindi qui il nemico è, un termine molto in voga negli anni 70-80, il palazzo, il luogo oscuro dove ci sono le beghe, gli intrighi, e gli eroi sono la piazza. Qui c'è proprio una traslazione dalla classe, che era la categoria sociale di riferimento del Partito Comunista, progressivamente si passa a questo popolo di umili, di piccoli e di indifesi, o di coloro che in nome della giustizia e dell'uguaglianza lottano per i piccoli e per gli indifesi. Quindi che succede negli anni 70? Che c'è tutta una sovrapposizione tra questo popolo dei piccoli e l'internazionalismo, la lotta degli indifesi, la lotta dei popoli diseredati. Per cui negli anni 70, che molti militanti di sinistra raggiungono momenti di grande emozione cantando con pugno alzato e poi bollito ma sarà vestito di diritti umani, e senza spingere troppo oltre il paragone, lo dico prima, però è singolare ed è interessante notare, sto estremizzando il paragone, nei comunicati delle Brigate Rosse durante il sequestro di Aldo Moro non si fa riferimento alla classe, ma si dice che il processo viene svolto nella prigione del popolo
e che le rivelazioni dell'interrogatorio saranno rivelate al popolo. Si usa questa parola, quindi è il popolo della piazza contro il palazzo che briga e opprime. Allora, a questo punto, evidentemente, essendoci nell'aria questo duplice bacino, che ha origini, attinge a origini diverse e che scorre lungo affluenti diversi, evidentemente il Partito Comunista di Berlusconi, a corto di richiami ideologici tradizionali e privo di una strategia politica, perché ormai il compromesso storico ha esaurito le sue possibilità, cerca di catturare questo duplice movimento. Quindi il movimento di insoddisfazione verso i politici e il movimento dei piccoli oppressi contro i grandi. E quindi creare in qualche modo questo aggregato che tenga insieme i piccoli in lotta contro i grandi, i lavoratori operosi sfruttati, coloro che lottano contro le gerarchie, i Davide contro i Golia. Mettiamola così, se ti piace usare questa metafora. Quindi non soltanto il popolo plebe, ma tutti coloro che sono interessati alla difesa dei numeri degli oppressi. In questo ci può essere un innesto con il Partito Radicale, che non a caso in quegli anni spesso attingeva dall'elettorato del Partito Comunista, perché il Partito Radicale conduceva delle campagne staccatorie, non contro le istituzioni, come spesso fanno alcuni movimenti populistici, che tendono a delegittimare il sistema istituzionale esistente, ma contro i politici che hanno usurpato le istituzioni. Quindi l'istituto del referendum è il meccanismo che viene impiegato dai radicali per mandare in cortocircuito un meccanismo di rappresentanza che a loro giudizio non funziona più. E nel raccogliere le firme, nel fare le manifestazioni in piazza, nel violare esplicitamente la legge sulla proibizione delle droghe e così via, cercano di mandare in cortocircuito proprio questa contrapposizione tra la piazza, detentrice delle virtù, contro il palazzo, che è sentina di tutti gli insieme. Qui forse c'è il tentativo di Occhetto negli anni Ottanta di fare proprio questi temi. Cioè, lo sappiamo, il Partito Comunista ancora negli anni Settanta i temi dei diritti civili tendeva a subirli. Il referendum su più volte il Partito Comunista lo ha più subito che promosso, perché i diritti civili sono cose da borghesi, sono diritti dei singoli individui, non sono lotta di classe. Negli anni Ottanta invece questo clima di insoddisfazione che serpeggia nella società, che è molto declinato nella direzione dei diritti individuali, offre un bacino potenziale di consenso. 3 minuti, ce la faccio. Almeno lo prometto. Si dice sempre così, sto finendo. Però poi magari non vedremo. Uno dice sempre sarò breve, però poi magari, come quando qualche volta mi chiamano, dove sei? Sto arrivando. Proprio sono nell'autobus. E specialmente la mattina, quando faccio fatica a svegliare, mi chiedono, ma sei? Sto arrivando, sono un momento e sono lì. Però effettivamente sono in conclusione. Quindi, poiché il populismo si alimenta di una dicotomia noi contro loro, negli anni Ottanta, più o meno viene alimentata questa dicotomia noi contro loro, che in qualche modo evoca, può richiamare la dicotomia di classe proletariato contro borghese. Quindi può suonare in qualche modo familiare alla militanza più tradizionale, ma che progressivamente viene asciugata da tutti questi piani ideologici, viene in qualche modo quasi scarnificata, essenzializzata, se vogliamo, e diventa un noi virtuosi, operosi, che lottano contro le ingiustizie, contro loro, tutti quelli che non hanno le nostre virtù. Tutti noi che nella piazza cerchiamo di operare in nome di virtù della giustizia, contro tutti coloro che invece nel palazzo non operano né per le virtù né per la giustizia. Quindi secondo me questo può essere l'oggetto della ricerca. E a questo punto il discorso si complica, perché questo noi, che un tempo era la classe proletaria contro i borghesi e poi diventa un popolo di virtuosi contro i viziosi, progressivamente, in un momento che non ha un punto preciso, conosce uno slittamento semantico e comincia a diventare la gente. Quando, è proprio la domanda che ti faccio, quando nei documenti del Partito Comunista, dei militanti di base, dei giornali, si parla della gente, il gentismo, che comincia a diventare questa categoria onnicomprensiva, per cui tutti coloro
che in qualche modo detengono le virtù, sono oppressi, sono oppressi. Dove se ne parla? In quali circostanze? Sono i vertici che ne parlano? E la base che ne parla, per cui i vertici poi acquisiscono questa terminologia? Questo slittamento progressivo credo che possa essere la pista principale da seguire per individuare poi come un discorso maturato nel 1981 dal leader di un partito che è agli antipodi del populismo può diventare un discorso che entra in contatto con spunti e stimoli di carattere populistico. Quindi come si arriva a questo punto alla gente, e a questo punto la gente virtuosa e noi contro loro, dei virtuosi contro i viziosi. Quindi c'è un linguaggio in cui fattori della cultura precedente cambiano forma, convivono con linguaggi e culture nuove in una sorta di tensione dialettica in cui fattori precedenti convivono con fattori nuovi, progressivamente i fattori nuovi prendono il posto, acquisiscono sempre maggiore peso, finché ci troviamo all'inizio degli anni 90, in cui sostanzialmente ormai il gentismo ha preso il sopravvento. Dove andare a trovare tutte queste cose? Questo è il terzo punto. Nelle fonti che tu indubbiamente hai indicato, mi permetterei di insistere in modo particolare sulle fonti della BAT. Mi viene la suggestione, che non so quanto sia una suggestione e quanto possa essere poi verificata, che sia stata la base ad acquisire questo linguaggio, questa cultura, e che siano stati vertici che alla ricerca di consenso e per affrontare la crisi sistemica abbiano progressivamente adottato questo linguaggio. E mi viene ad aggiungere come spunto ulteriore le fonti mediatiche, la gente in televisione. Quindi Samarcanda, Profondo Nord, questi programmi che tra 1988 e 1989 hanno proposto questa contrapposizione. I politici nello studio, al caldo, riparati, e la gente in piazza, al freddo, al vento, quindi proprio una contrapposizione quasi climatica, per cui il politico sta sicuro nel palazzo e la gente sta nella piazza e soffre. Ecco, quanto poi si interagisce, per cui certe tematiche che vanno in televisione vengono poi recepite nelle assemblee di partito e arrivano nelle discussioni di vertice, quanto poi le discussioni di vertice in questo meccanismo circolare entrano anche nei successivi programmi televisivi. Insomma, introdurre la televisione come strumento fondamentale per comprendere questo processo. E con quest'ultimo suggerimento, non so se sono stato determinato, ho concluso, grazie. Mi sembra questa tesi di dottorato molto interessante e, dicevo, pensavo, Roberto, tu sei necessaria, perché, nel senso che davvero mancano degli studi di carattere storico, no? Di storia contemporanea, perché forse c'è una bibliografia soprattutto, diciamo, di giornalisti, no? Che hanno già un po' affrontato questo tema del populismo di sinistra, però almeno dall'esposizione poi non so se invece, diciamo, ricerca c'è e condizionerà compreso, mi pare che c'è un po' di tappo di pietra, qualcosa che qualcuno che è stato vista, che non abbiamo citato, e che secondo me porterebbe un po' a modificare la periodizzazione e a aggiungere anche qualcosa rispetto alle fonti. E per dire di cosa sto parlando, parto dal presente, parto dalle interviste, insomma, alcuni mesi fa, di un magistrato, quando uno dice populismo di sinistra, a me viene in mente soprattutto l'intervista di qualcuno di questi magistrati, non dico il nome, ma penso che lo saprete individuare, che su un tema tra l'altro della storiografia degli ultimi anni, cioè la famosa invasione di Pontese, del Sud, delle due Sicilie, eccetera, eccetera, e questa intervista dimostra di avere una posizione e una interpretazione della storia, appunto, dell'unificazione italiana che non è molto distante da quella che lui parliva, no? È tutto l'ultimo, quindi a dire ci porta al populismo, diciamo, per quella storia di altro, non è storiografia. Allora di che cosa parlo? Un'intervista nella quale, mi dispiace, questo magistrato mostra una profonda ignoranza storica, poi può essere un
disposizione è completamente indietro, secondo me, la magistratura, perché la magistratura ha avuto un ruolo centrale in quegli anni, la prima metà degli anni 90, tra l'altro una storia che io ho vissuto, diciamo, da politico allora, da giovanissimo, ho cominciato a fare politica e ho vissuto, dal punto di vista naturalmente periferico, della periferia, i rapporti dell'allora Partito Comunista e poi soprattutto del Partito Democratico di Sinistra da una parte, di Rivoluzione Russa dall'altra, con la Rete, tra l'altro nella mia città la Rete era un movimento molto, molto forte. E naturalmente queste cose che dico oggi allora non le vedevo, non le capivo. È chiaro che le vedo oggi, no? Con il senso di estendo di voi, appunto. E che cosa voglio dire? Allora, la magistratura ha avuto un ruolo fondamentale. E sono d'accordo con Paolo Marte che diceva che in fondo se parliamo di PC è difficile dire PC che fosse un partito populista, no? Che nel PC ci fosse un populismo di sinistra, e sono d'accordo, ma non sono così d'accordo se già parliamo del Partito Democratico di sinistra e poi soprattutto dei democratici di sinistra, perché ricordo appunto, questo fa parte della tesi, Giro Tondi, ma anche una segreteria come quella di Walter Veltroni, no? E del rapporto di quel tipo di democratici di quel partito, e pensiamo alla Repubblica di Eugenio Scalfari, no? E cioè, secondo me c'è stato anche un momento in cui appunto il populismo è stato un populismo di sinistra, l'Italia dei Valori, appunto il Giro Tondi, citavo. Allora, se noi dobbiamo anche vedere, come io penso, il ruolo della magistratura, solo in tangentopo, prima e dopo, allora cambia anche la privatizzazione, perché le Torri Rosse nascono alla metà degli anni 60. Anche questo mi può contribuire, forse molti di quelli che sono qui magari non ne possono avere contezza da un punto di vista, non dico anagrafico, neanche anagrafico, ma mi sfugge. Se noi vediamo la magistratura degli anni 50, no? È ancora una magistratura che deriva dal tendenio, no? Fascista. La magistratura degli anni 60 cambia completamente. Allora, queste toghe rosse sono quelle che poi diventano comuniste negli anni 90. Cioè, che cosa voglio dire? Se noi parliamo di un populismo di sinistra, sicuramente non possiamo non tenere conto anche del ruolo della magistratura. Quindi, diciamo, aggiungiamo un protagonista, cambiamo la periodizzazione e quindi nelle fonti aggiungerei anche, non so, se c'è un archivio, se c'è qualcosa che riguarda appunto il Consiglio Superiore della Magistratura, o meglio ancora le varie correnti, no? Magistratura democratica, eccetera, eccetera, della magistratura, che ruolo hanno avuto, qual è stato il protagonismo. E per la periodizzazione, in conclusione, anticiperei un po' prima, rispetto alla se questa decisione dell'onorevole Arcomoni, e forse andrei anche un po' dopo rispetto a Tangentopoli, cioè arriverei, Giro Tondi pare sono del 2002, insomma ai primi anni 2000. Ecco, questo è quindi un consiglio con i diritti ulteriori ricerche, no? C'è anche queste cose. Grazie, prego. Fare il test psicoattitudinale. Te l'ho acceso, te l'ho acceso. Grazie. Esatto. Condividere appunto sulla magistratura, non sono sicuro che sia necessario cambiare l'educazione, perché c'è un punto che mi torna in mente nella storia della magistratura. Mi viene in mente una cosa scritta da Salvatore Lupo a proposito di questo processo di affrancamento della magistratura da alcune differenze passate, del potere politico, del potere economico, che Lupo colloca sempre comunque a cavallo degli anni 70 e degli anni 80, quindi siamo sempre su quel periodo lì. Però comunque sì, è interessante inserire la magistratura come attore autonomo all'interno di questo processo. Mi chiedevo anche
quale ruolo possa aver giocato questo come spia e come causa una distruzione, ossia il cambiamento di immagini, di attitudini che ha il Quirinale durante gli anni 80, a partire forse dall'atteggiamento che Pertini tiene dopo il terremoto di Virginia, quando effettivamente veste i panni del comune cittadino di Virginia, ma com'è possibile? La protezione civile è stata istituita 10 anni fa, ma nessuno ha davvero attuato la legge. E dallo mi sembra che questa, tra l'altro, è interessante perché è una figura che diventa un po', insomma, entra un po' in questo panico della sinistra, della gente, no? E però mi sembra che questo ruolo del criminale alleato del cittadino contro l'inefficienza del palazzo venga mantenuto anche dopo la Russia. E quindi secondo me potrebbe essere interessante come ultima cosa, il ruolo dei verdi, che è una fiammata, io non ne so molto, però forse l'idea che ho a naso è che anche il successo dei verdi deriva un po' da questa insoddisfazione del popolo di sinistra verso i partiti tradizionali e quindi va in cerca di qualcos'altro. C'è un articolo di fine anni 80 della Repubblica che scriveva arriva il copas della politica, un po' come i copas nel sindacato, avuto questo effetto di rompenti e vanno nella politica. Sono tutte suggestioni che non so se possano essere vedute oppure c'è cioè, proprio niente, però mi piacerebbe di dire. Grazie. Grazie. Prego, Finella e poi Alessandro. È già acceso. È già. Il mio testo non si è potuto fare, no. Ma allora, io intervengo per neanche per il dibattito, essendo la tutor di Roberto, abbiamo avuto tante discussioni, quindi intervengo su Patera in questo caso. Allora, e questa cosa è interessante perché io non sono una specialista, ovviamente, mi sono occupata di storia internazionale, quindi diciamo, devo superare anche approcciandomi a una tesi di questo tipo un po' di biografismo, si potrebbe dire, no? Perché un po' agero siamo, e quindi un po' di queste cose le abbiamo vissute anche da studenti, no? Cioè, ci siamo appassionati al dibattito. Quindi vorrei fare da questo punto di vista invece un passo indietro, utilizzare invece il mio lavoro di storica, no? Diciamo il mio approccio storico. E allora, partendo pure da quello che dice, che ho detto, che trovo molto interessante Paolo Mattola, questo discorso sulla diversità, che non è tanto un'università morale, eccetera, ma la diversità del noi contro loro, eccetera. Tuttavia, proprio perché appunto credo che la storia sia appunto la scienza del contesto, è vero che questo noi contro loro è un noi contro loro quasi ontologico, no? Come dicevo, noi contro loro, ma c'è un noi contro loro effettivo. Cioè c'è una battaglia effettiva che in un momento in cui il Berlinguer fa contro il fascismo, cioè contro la versione Grazie, cioè c'è un nemico di Grazie che si sta accreditando come uno che riesce a essere il moderno. Appunto tutta la battaglia del referendum della scala mobile, no? Significa difendere posizioni contro altre posizioni mantenute da un partito di sinistra, cioè un partito che era la sinistra, che però si accreditava come partito della sinistra moderna. E quindi questa è la prima contestualizzazione che io farei su questo mal contro loro. È vero che c'è una questione, diciamo, mitologica, di natura diversa, noi siamo diversi, ma c'è anche una battaglia politica concreta che si combatte in quei momenti e si combatte e si perde, perché il referendum iniziato poi da appunto lanciato da Berlinguer viene un vincitore, quindi anche lì si perde un pezzo sostanziale di ceti intellettuali, di ceti moderni, di ceti che vogliono, e questo è il primo dato. Il secondo dato mi sembra una cosa
che quasi mai si dice. Qui siamo nel discorso del 1981, referendum del 84, aspettate, non mi ricordo, 85, Berlinguer è morto nell'84, ecco, nell'89 c'è la caduta del muro di Berlino. È in quel momento che cioè, tutti questi discorsi hanno un senso in un mondo polarizzato, in un mondo bipolare, in cui diciamo, le posizioni però sono delle posizioni in qualche modo fisse o già fissate dalla... Io sono convinto che la storia internazionale è molto importante per definire la storia politica interna, non è un optional che, non, di cui non si può tenere conto. La caduta del muro di Berlino libera tutta una serie di pulsioni anche all'interno della stessa sinistra, istituzionale, politica, culturale, eccetera, che poi, come dire, come schegge impazzite, vanno a collocarsi in aree, in momenti, in partiti, in movimenti diversi. E l'ultimo appunto aspetto, che tra questi è, questo lo diciamo per la tesi di Roberto, importante, in queste schegge impazzite che si possono collocare in aereo o in altri settori, ha un ruolo importantissimo la rete, specialmente la Lega, vabbè, la rete prima di Sicilia. E però qui io ti inviterei a pensare la questione della rete in Sicilia, e non è solo una questione di moralità, di moralismo, eccetera. Qui c'è un problema essenziale che è mafia, è la mafia. Rete è antimafia, antimafia, i professionisti dell'antimafia, come diceva Sciascia, hanno un ruolo importante. Pintacuda, tutto questo movimento nasce su questa, come dire, anche qui ontologicamente direi, no? Su questa funzione. La rete è l'unico partito che si oppone alla mafia, Palermo, Sicilia, la più giovane è andata, mi ricordo uno, nessuno di voi era a Catania in quel tempo, c'è una famosa libreria in centro a Catania, dove molto di sinistra, molto così, poi io ho voluto parlando, fece una comizio a poche persone, ma su questo programma noi siamo l'antimafia. Quindi anche in questo caso la necessità di contestualizzare e di veicolare discorsi politici diversi che talvolta appunto si sovrappongono, talvolta si strumentalizzano l'uno con l'altro, e in questo senso la rete antimafia, la rete slash antimafia, secondo me è importante anche alla luce di quello che è successo dopo, cioè, perché negli anni 90 poi questo è diventato invece una sorta di, come dire, di discorso che poi è entrato nel DNA di quasi tutti i partiti, no? La rete ha perso la sua specificità e in questo senso si è oppure è traversata in altri partiti, in altri circuiti. Quindi insomma io farei un sforzo nella tesi di non fare una lettura tutta interna ai movimenti, ai partiti, a quello che diciamo, i personaggi o gli attori ancora politici dicono di se stessi, ma un po' di metterli in relazione con il contesto. Grazie, prego. Io smisto il microfono. Però non è successo. Sempre. Scusate, la quindicesima volta che intervengo, però mi chiedevo qual è la definizione che interessa di populismo? Perché abbiamo questo... 3 ore. No, però nei riferimenti alla storiografia e alla politologia, cioè varia molto a seconda di come lo definiamo, no?
ho visto che non è presente Lazar, che ha riflettuto recentemente, no, sul populismo. Sinceramente l'interpretazione di Lazar non mi convince, perché è una notte in cui tutte le vacche sono nere, però è una, il concetto di populismo in sé forse è estremamente problematico da rendere operativo nella storiografia. Cioè, per Lazar il populismo è anche il fascismo, è populista qualunque cosa dell'ultima cosa che è scritto. E quindi, non lo so, cioè, se bisogna trovare una definizione più circostanziata, è allora quando si inizia a parlare di populismo. Cioè, noi abbiamo dei momenti in cui abbiamo i Volkspartei, abbiamo i populisti in Russia, e adesso, se uno tra 40 anni farà una storia, dopo la crisi economica e con l'ascesa del Movimento 5 Stelle, parlerà di populismo. Il punto è, farà anche una genealogia, in qualche modo, intellettuale, politica, del populismo pre-crisi economica, quindi non considerando le dinamiche che ci sono nell'emergere di movimenti populisti come decentralizzazione, appunto crisi della rappresentanza e così così. Questo è un primo tema. Seconda questione, sì, il PDS, cioè nella transizione dal, che mi convince di parlare di partito radicale di massa, dal PC al PDS, c'è questo elemento, no, di ripresa della questione morale, di ripresa della società civile che migliore della politica, eccetera. Però ce n'è anche un altro, che è quello della, che è stato richiamato prima, della modernità, perché non è solo un tema, non è solo un tema di classi, è un tema che poi Occhetto fa suo, tanto da essere rimproverato nell'89 da Bobbio, che dice: un tempo la sinistra parlava di emancipazione, adesso parla di modernità. Ma cosa vuol dire modernità? Quasi un altro significante vuoto, no? Quindi ci sono due tendenze che convivono all'interno del PDS in quella transizione. Uno è appunto il governismo, cioè è già presente ovviamente nella cultura del PC, è ancora più presente con Berlinguer, ma con Occhetto la responsabilità per modernizzare il paese è un tema che diventa importantissimo, quindi convive con l'altra anima. Ma allora a questo punto diventa estremamente problematico se convivono questi elementi. Pensiamo anche a Diego Novelli. È molto bello l'attenzione su Novelli, però Novelli stesso è un personaggio che perde contro il PDS alle elezioni. Novelli è il candidato col Partito Comunista e la Rete, e perde contro il PDS, che sostiene invece Castellani, e rinasce il centro-sinistra amministrativo moderno. La data è di Torino nel 93, col ballottaggio in cui Castellani riceve i voti dell'opinione pubblica moderata. Quindi, cioè, anche Novelli, nel senso, come fa? Cioè, bisogna tener conto di questo dualismo, secondo me, nella questione. Poi, l'ultima cosa, si parlava anche prima di Ciro Tondi, e volevo parlarne anch'io, cioè, ma i Girotondi possono essere una continuazione del populismo di sinistra? Quelli che vengono, che sono anche comunicazione intellettuale, chi faceva parte di Girotondi oggi voterebbe il 25 Stelle? Io penso che no. Però non si sa, forse come base sì. Come una, sì, parte, sì, è stato parte. Votato da 8 milioni di, quindi sì. Però non lo so, cioè nel senso, come tradizione culturale tra i dirigenti, eccetera, non mi domando appunto quanto, cioè, perché mi sembra che più che altro i Girotondi siano una sorta di populismo del ceto riflessivo, se vogliamo, però allora è una cosa ancora diversa, considerando i ceti sociali che erano più radicati tendenzialmente e via così. Quindi, e soprattutto, se i Girotondi sono populisti, ed è populista anche Berlusconi, è una torsione populista di tutta la vita politica italiana a partire dagli anni 90 fino ad oggi, cioè con una che ha una genealogia da destra e da sinistra. Non lo so, non mi convince, sinceramente. Abbiamo un altro intervento.
se poi possiamo, penso, passare la parola. Perché tutto questo. Questa volta sì. Ce l'abbiamo. Sì, grazie della presentazione. Diciamo che Alessandro su molti temi mi ha anticipato, insomma, vedere un po' il contrasto, perlomeno a partire dalla figura di Occhetto e anche sul tema dei girotondi. Però volevo fare una domanda di altro tipo, e cioè se secondo te, insomma, vale la pena inserire una possibile radice transnazionale, se vogliamo, del termine stesso o dei termini del linguaggio populista. Anche io volevo chiederti qual è, insomma, la definizione che utilizzi per populismo, visto che insomma, nell'indice, ma anche nel paper, riprendi più volte Ernesto Laclau, che tuttavia si colloca a livello di insomma, genealogia concettuale in tempi molto più recenti e che si lega anche soprattutto a diciamo, concezioni della politica populista a sinistra di altro tipo, molto più recenti, molto più derivanti da movimenti radicali, ecco. E per questo pensavo, era venuto in mente, se secondo te si potesse delineare una specie di genealogia con situazioni e contesti politici, per esempio dell'America Latina, in cui rompendo anche un po', sfogliando il modello popolare e andando oltre, mi viene in mente appunto se si riprendessero le fonti o gli utilizzi del termine popolo sì, ecco, dal bottom, quindi nel contesto dei primi anni 80, se ci sono appunto riferimenti, come è stato detto, per solito di Mani, a ecco, contesti politici di altro tipo, appunto come quello dell'America Latina, laddove penso in una tecnologia proprio ampia, anche nel 68. La rivoluzione cubana e tutto lo scenario dell'America Latina sembrava anche essere un risveglio, una sorta di processo rivoluzionario che fosse anche in qualche modo diverso da quello appunto dell'Unione Sovietica, e se quindi quella ondata politica, quei fenomeni possano aver in qualche modo generato una tipologia di linguaggio che rientra attraverso questi fenomeni, ecco, gli incipit che tu hai individuato all'interno della politica italiana. Bene, grazie. Allora, nei limiti del possibile, sì, se ti riferisci, cercare appunto di rispondere il tema, oltre che sfuggente multiforme, quindi insomma per quello che si può, e poi lasciamo due minuti la parola a Paolo Mattera, per è stato chiamato in casa. Sì, così non spostiamo. Allora, grazie perché mi avete sottoposto davvero tantissime riflessioni. Parto dalle ultime. Allora, io ovviamente non mi metto a disquisire sul populismo in termini di filosofia politica o di politologia, perché uscirei dal campo e quindi non lo faccio nella tesi. Do per assodata una bibliografia consolidata sul populismo italiana, Tarchi, per quanto riguarda l'ambito storiografico, ma anche filosofico-politico Damiani, gli studi Baldassare, insomma ce ne sono tanti, e ovviamente quelle internazionali, Menin, Sorel, Taggart, eccetera, eccetera. A questo io ci sto rispondendo all'ultima, sto lavorando su un tipo di riflessione legata al populismo emozionale nell'ambito di un visiting che ho svolto all'Istituto Germani a Buenos Aires, che non sposa diciamo le tesi lacausiane. C'è tuttavia anche una parte della riflessione lacausiana nel, diciamo, qua e là. Perché? Perché Laclau ci parla di soggetti fluttuanti che nel, nel,
negli stati di crisi della politica, del pubblico, dello Stato, possono assumere degli elementi di richiamo, possono essere in qualche modo rappresentativi. E al contempo ci parla di catene equivalenziali. Che significa? Significa che nell'ambito di una serie di tematiche che possono essere rappresentative, ce n'è una, il significante vuoto, che assume il valore più rappresentativo. Okay? Questo valore più rappresentativo dà nominazione a tutto il contesto. Nel caso della rete, per esempio, la mia riflessione è che la moralità, la legalità, la trasparenza, l'onestà e in Sicilia, come ha ricordato giustamente la professoressa Di Gregorio, anche l'antimafia, assumono l'elemento di significante vuoto. Nel contesto generale della fine degli anni 80, della crisi della Repubblica, la moralità assume il valore significante vuoto per tutta la politica in certo momento. Perché da che Berlinguer nel 1991 la mette nell'agone, alla fine del decennio tutti parlano di moralità. La moralità sta sulla bocca di tutti. Quindi diventa un massimo comunismo, in qualche modo. E Girotondi di Pietro, Movimento 5 Stelle, ovviamente non ci arriviamo. Come non riesco a partire dagli anni 70, perché il periodo che prendo in esame, nonostante il professor Mattera ovviamente ha richiamato giustamente e correttamente, perché lo faccio anch'io, da lì in qualche modo parto l'81, ma il periodo che archivisticamente esamino è l'86-92. Perché l'86 con l'incidente di Chernobyl nel PC cambia tutto. Le avanguardie interne, dall'ARCI alla sinistra ingraiana alla FIGC, sfuggono a volte oscure, non riescono più ad essere controllate. A un certo momento Napolitano, durante una riunione della direzione, dice testuali: io mi sono incazzato con questo Folena che si permette di organizzare una manifestazione da contatto di Castro a Roma contro la linea del partito. Ma questo non è un momento isolato, questo è, inizia ad essere la regola. Questo mi si collega al ragionamento che ha fatto il professor Mattera, ma prima di arrivarci voglio riprendere una considerazione della professoressa Di Gregorio, perché è molto utile e perché è nel quadro della mia ricerca, cioè la fine della contrapposizione tra blocchi. La crisi della Repubblica è una crisi che nasce perché un mondo finisce, e finisce il mondo diviso tra est e ovest. Nel momento in cui, questa è una tesi storiografica poco consolidata, nel momento in cui la contrapposizione est-ovest, mondo comunista, mondo capitalista, NATO, Patto di Varsavia, crolla, la contrapposizione verticale viene sostituita da una contrapposizione orizzontale che, come ricordava il professor Mattera, esisteva, ma che era contenuta, era tenuta sotto controllo. Questa contrapposizione orizzontale è il noi loro. Cioè il noi loro degli anni 50, cioè noi mondo occidentale contro i sovietici, non esiste più dal pezzo, è il noi loro plebe, masse, popolo, sostanzialmente, contro chi sta in alto. Questa contrapposizione alla fine degli 80 trova la libertà di uscire, ma la trova perché crolla un sistema internazionale.
chiudo sulle, sulle approfondite riflessioni del professor Mattera, riprendendo le due questioni principali sostanzialmente. Da una parte il manicheismo, no? Tipico in qualche modo dei movimenti populisti, ma ripeto, prendiamo questo termine sempre con le pinze, in maniera generica, perché poi potremmo declinarlo come vogliamo, del noi loro, del popolo gente e della diversità comunista che percorre tutti gli anni '80 e che ha nella battaglia contro Craxi, contro il PSI, un apice, ma anche dall'altra parte, Congresso di Verona 1984, entra Berlinguer in sala, la sala, Congresso di Verona, il Partito Socialista, la sala inizia a fischiare se dal Partito Comunista. E Craxi decide di non difendere il partito, il segretario del Partito Comunista, ma dice: se avessi saputo rischiare, l'avrei rischiato anch'io. Lì c'è una rottura totale tra i due popoli, soprattutto perché pochi mesi dopo Berlinguer sarebbe morto a Padova. E l'altro elemento di cambiamento che io sto ricercando in maniera assidua negli archivi è questa modificazione di cui parlavi, dal partito della classe, compresa la classe operaia, il partito nazionale, gli altri, il partito di un popolo comunista, al partito che parla al popolo, al partito che parla alla gente. La gente non è uguale al popolo. Il popolo è un soggetto politico, spesso anche riconoscibile, perché il popolo può essere in qualche modo ricondotto a delle unità distinte. La gente è un unico distinto. E per risponderti, proprio in questa fase, 86-87, dai documenti, emerge questa distinzione. I dirigenti comunisti più anziani, Baglietta, lo stesso Natta, ma anche Tortorella o altri, non utilizzano mai il termine gente, non utilizzano più il termine classe, utilizzano il popolo, o il popolo in generico, o il nostro popolo. Chi inizia a utilizzare il termine gente in maniera frequente sono i giovani dirigenti o i dirigenti d'età media che sono passati nel 68, per cui ok. Tra i giovani dirigenti che utilizzano il termine gente in maniera assolutamente frequente c'è Folena, che tra l'altro poi alla fine del decennio verrà in Sicilia a fare il segretario regionale del Partito Comunista, e le cui sorti si incroceranno con l'esperienza, l'esperimento della rete, la quale, e qui concludo, dal PC PDS sostanzialmente, nel PC PDS avrà il suo principale serbatoio di consensi. Drena in Sicilia soprattutto, drena consensi al campo della sinistra, del PC, della sinistra progressista, che sostanzialmente fa fatica a uscire dal Novecento, fa fatica a incontrare quella modernità di cui alcuni hanno richiamato. Bene. Ho superato. Grazie, 3 minuti. Sì, ha ricevuto tante domande, in 2 minuti ha... Dico che adesso non scambio tra l'ora, ma mi sa che ho proprio una. Allora, telegraficamente ha testimonianza in pittura che io intendevo parlare di Brazza, poi non ne ho parlato, cioè che qui me l'ero segnato, però è uno degli argomenti che stata facendo, non ho toccato, perché, brevissimamente, in realtà si contendono il medesimo malumore. Cioè, negli anni 70 c'era il medesimo malumore di inefficienza che Craxi cerca di affrontare con decisione, e Berlinguer cerca di affrontare col voto della propria diversità. Esatto, sono due risposte completamente diverse, però cercano di affrontare un problema
Sì, diciamo, questo un po' è quindi sì, assolutamente. Sì, ma attingendo proprio agli stessi temi, quindi assolutamente d'accordo. Per quanto riguarda poi il muro di Berlino, la questione che è stata molto spesso, anzi sempre, proverata agli ex comunisti, è il triplo salto mortale, per cui dal comunismo saltano a preparare la società democrazia e finiscono direttamente dall'altra parte. Perché? Perché prima dell'89 già cominciava a prendere forma questa cultura di cui abbiamo parlato, per cui sostanzialmente crollato il muro di Berlino, meno anche i riferimenti internazionali, la strada è spianata per saltare a pie pari tutto il passaggio socialdemocratico e andare direttamente verso un partito radicale di massa, eccetera, eccetera. Questa è un po' una delle possibili spiegazioni che esce un po' dalle critiche puramente teoriche. In teoria, è ovvio, se ragioniamo in un mondo astratto, è ovvio che dentro la cultura marxista abbandoni il riferimento comunista e quindi approdi a quello socialdemocratico. Ma quando già dagli anni precedenti stai facendo altro, nel momento in cui il contesto internazionale ti cambia completamente il quadro, prosegui per la strada che hai già cominciato a intraprendere. Esatto, sì, potrebbe essere ulteriormente sviluppato. Volevo dire una cosa sul populismo, tutto populismo, ma facciamo, ne parliamo separatamente, dai, così non vengo rimproverato. Stasera a cena, su cosa populismo, non populismo, chi è che pone il problema che tutto potrebbe essere effettivamente no. Non è che tutto diventa populismo, e a volte alcuni regimi liberali vengono riproverati di essere populisti, è una questione di slittamento tra sfiducia e delegittimazione del sistema politico. Quindi quando la sfiducia nella classe politica propone però una valorizzazione della democrazia, allora tu hai dei movimenti che si appellano al popolo, che usano anche la violenza verbale, però vogliono valorizzare il sistema democratico e la sovranità. Quando la sfiducia diventa invece proprio delegittimazione del sistema politico, non vuole migliorare la democrazia, la considera un problema. E quindi la violenza non diventa più violenza verbale, ma diventa proprio attacco agli oppositori. Allora lì è proprio una questione di slittamento, lo vedi in Ungheria, lo vedi in altri paesi, in cui movimenti che nascono populisti poi diventano, non ti voglio dire fascisti, perché è un'altra cosa ancora, ma i liberali, l'ho detto lo stesso. Va bene. Allora grazie a tutti, anche per... No, basta, la politica italiana che c'ha passione e ci tortura, insomma, grazie per il dibattito anche a tutti, grazie. E abbiamo però appunto un'altra discussione appunto da affrontare, per cui invito a raggiungermi la dottoranda Maria Padovan, dottoranda dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e anche dell'Università di Paris Cité. Che discute appunto la sua ricerca sul Laurent de Vaumanqui, il ruolo di Euratom, Francia-Italia nello sviluppo dell'industria nucleare europea tra integrazione comunitaria e storia transnazionale 1957-1998, e a discuterla sarà Elisabetta Bini dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Buongiorno a tutti e a tutte, e ecco anche e ringraziamenti insomma alla Cisco e di Scassant per questa bella opportunità. Dunque, il punto di partenza della mia ricerca è il trattato fondativo di Euratom, entrato in vigore nel 1957, e all'interno di questo vengono elencati tra i vari obiettivi di questa istituzione europea l'assistenza agli investimenti industriali dei programmi e dei progetti nazionali degli Stati membri, assistenza che sarebbe dovuta provenire dalla Commissione Euratom. E un altro obiettivo molto importante era la costituzione di imprese comuni, di questi joint undertakings, che avrebbero dovuto essere delle vere e proprie imprese europee, quindi formate da equip di scienziati, tecnici, dirigenti provenienti dai vari stati membri. E dunque l'obiettivo finale sarebbe dovuta essere la costituzione di un'industria nucleare europea forte, in grado di competere sul mercato internazionale con le superpotenze e con la Gran Bretagna, ma come sappiamo in realtà Euratom non riuscì a raggiungere questi obiettivi, e dunque ciascuno Stato membro trovò la sua strada per entrare all'interno del mercato e della competizione nucleare. Poi in realtà per fare una piccola premessa, cioè che in realtà io tratto esclusivamente dell'industria elettronucleare, quindi della costruzione
di prototipi di centrali e centrali nucleari commerciali, quindi atte alla produzione di energia elettrica a partire dalla fissione nucleare, perché poi in realtà tratta anche degli usi civili dell'energia nucleare in termini dell'agricoltura, della medicina e così via. E io, insomma, di questa parte non faccio riferimento, non la studio. Diciamo che il grosso problema di Euratom fu che già pochi anni dalla sua fondazione entrò in uno stato di profonda crisi che può essere emblematicamente ritrovato nell'anno 1965, però in realtà già dal 59-60 si sentono i primi scricchioli e fondamentalmente per gli stati membri è molto difficile riuscire a trovare un accordo rispetto alla politica industriale comunitaria nel settore nucleare, ed è molto difficile accordarsi rispetto a quale tecnologia nucleare investire, cioè a quale filiera nucleare, su quale reattore investire in maniera importante. Ecco, poi diciamo, insomma, appunto, esistono reattori e reattori, ci sono tantissime tipologie e ciascuna di esse implica una diversa competitività, tutto un diverso ciclo del combustibile, tutta la questione di approvvigionamenti, quindi insomma sono anche questioni molto grosse in cui interessi nazionali si trovano a intersecarsi anche con questioni relative alle relazioni internazionali. E quindi questa crisi sfocia poi in una stagnazione alla fine degli anni 60, quindi siamo nel 68-69, e si conclude con l'incapacità da parte della Commissione Euratom di stendere un terzo piano quinquennale. L'Euratom si muoveva appunto per piani quinquennali e quindi di fatto un terzo piano quinquennale, cioè, viene abbandonata l'idea e viene steso soltanto in occasione con l'avvento dello shock petrolifero, quindi insomma in cui il nucleare ritorna in auge, sembra l'unica possibilità per i paesi comunitari. E dunque è ragione di tutto questo che il mio focus principale, il mio periodo principale di indagine è il 1957-1969. Quindi la mia domanda di ricerca è il tentativo di comprendere quali sono i fattori che hanno impedito, quantomeno limitato, la realizzazione di appunto una filiera nucleare europea e di una relativa politica industriale comunitaria. E la mia prospettiva vuole essere quella delle industrie elettriche e delle industrie nucleari, cercando così quindi di allargare la prospettiva tradizionalmente usata dagli storici degli European Studies, molto spesso incentrata sullo Stato-nazione, inteso peraltro come entità coerente. Invece, analizzando le strategie industriali e imprenditoriali, vediamo che all'interno di uno stesso paese esistono diverse posizioni e la situazione è un po' più complessa. E dal momento che adotto una prospettiva comparativa italo-francese, che è giustificata dal fatto che se la Francia persegue una politica nucleare forte e coerente, quella dell'Italia invece più discontinua e priva di sostanziale coerenza, mi concentro sull'impresa elettrica italiana Enel, sul Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, l'allora Commissione Atomica Italiana, oggi l'ENEA. Poi vado ad analizzare Electricité de France, quindi l'impresa elettrica statale francese, e il commissariale Energie Atomique, appunto la commissione atomica francese. E io tento di analizzare questo tentativo di collaborazione industriale focalizzandomi su una tecnologia nucleare ben precisa, che è quella dei fast breeder reactors, cioè di reattori a neutroni autofertilizzanti e a neutroni veloci. E fondamentalmente ho deciso di focalizzarmi su questa perché era la tecnologia nucleare che metteva un po' d'accordo, almeno in potenza, tutti i vari stati membri, in quanto aveva potenzialmente un valore competitivo incredibile. Detto in breve, un reattore autofertilizzante, un reattore in grado di produrre più combustibile di quello che consumi, e quindi fondamentalmente, in maniera molto poco scientifica però molto concreta, riesce a produrre da sé il materiale
che poi insomma permette la fissione. E quindi all'epoca, fra gli anni 50 e 70, a livello internazionale, a livello globale, non soltanto europeo, c'era questo forte interesse per questa tecnologia e diciamo che viene fatta passare un po' come l'equazione per un'energia inesauribile a prezzo competitivo. Poi in realtà scientificamente anche non è corretto, non è un'energia inesauribile, perché a un certo punto questo ciclo si stoppa. Però in realtà sono gli stessi scienziati di queste commissioni atomiche, sono gli stessi dirigenti di queste imprese elettriche che qui ho riportato la frase di Angelino, un importantissimo presidente dell'Enel degli anni 70, che addirittura dice: i reattori più fertilizzanti sono in grado di garantire una disponibilità di energia sufficiente a soddisfare i fabbisogni dell'umanità per secoli. Quindi, insomma, era qualcosa di percepito in maniera molto forte, no? per i paesi comunitari, che ovviamente erano dipendenti, molti dei quali erano dipendenti dal petrolio. E tuttavia, per diciamo una serie di motivazioni, questa collaborazione in sede Euratom non sembra impossibile. Adesso io in questa slide ho riportato alcuni eventi, insomma, degli ultimi anni, 68-69, ma in realtà la Commissione inizia a interessarsi della costruzione di un reattore autofertilizzante in sede europea già nel 59, e per 10 anni prova a realizzare questa cosa, ma non ci riesce. E quindi, di fatto, in questi 10 anni l'Italia, la Francia, il Belgio e la Germania Ovest attuano dei progetti, dei programmi nazionali per lo sviluppo di questi reattori. E la cosa interessante è che diciamo, quando nel 69 si conclude un po' diciamo, l'esperienza Euratom da questo punto di vista, insomma, dell'industria elettronucleare, pochi anni dopo, su iniziativa delle imprese di Enel, Electricité de France, della compagnia tedesca elettrica RWE, iniziano delle negoziazioni per la realizzazione di questa centrale nucleare autofertilizzante al di fuori dell'egida Euratom, e nel giro di pochissimi anni si riescono a trovare l'accordo, a coinvolgere un numero veramente esorbitante di imprese elettriche, imprese del settore nucleare, centri di ricerca appartenenti a praticamente quasi tutti gli stati comunitari. E in questi anni, tra il 69 e il 70, si vede anche un importante sforzo da parte, per esempio, di Angelini, ma anche dei dirigenti della Commissione Atomica francese, oppure ancora dell'UNITED, che era l'Unione dei Produttori Elettrici Europei, in realtà un'organizzazione transnazionale nata prima della Comunità Europea. E insomma, si vede proprio un ruolo importante da parte dell'industria nella costruzione di questa centrale. E questa centrale, che si chiama Centrale del Super Phoenix, costruita a 50 km circa da Lione, quindi sul suolo francese, e i lavori di costruzione inizieranno nel 74, poi nel 98 viene chiusa, perché in realtà poi insomma, questa centrale in generale, anche la tecnologia autofertilizzante, divenne molto controversa, e quindi insomma il governo francese decise di chiuderla e di abbandonare questo progetto della tecnologia autofertilizzante, così insomma l'intera Europa. Però diciamo il 1998 quindi giustifica anche il mio titolo di tesi, perché quello che io vorrei fare è di mettere in comunicazione questa le vicende accadute insieme all'Euratom e con questa dimensione transnazionale, no? Cosa che gli storici molto poco hanno fatto. In generale, diciamo appunto, sono gli storici hanno mantenuto separati gli studi fra le vicende Euratom e fra l'esperienza di Super Phoenix. Invece, a mio giudizio, è estremamente importante farle comunicare, in quanto i Super Phoenix e questa collaborazione transnazionale nasce proprio grazie ai fallimenti in sede comunitaria. E quindi studiare questa dimensione esterna alla comunità permette anche di comprendere i limiti stessi del trattato, dell'esperienza comunitaria. E quindi insomma ci sono questi tre livelli di analisi, quella nazionale, europea e transnazionale, e poi il mio tentativo è quello anche di avere un approccio interdisciplinare, quindi far comunicare diciamo, le scienze umane con
le discipline scientifiche. Questa è una cosa che farò anche grazie, insomma, al laboratorio con cui sono affiliata, grazie all'Université de Paris, che è il laboratorio interdisciplinaire des énergies de demain, dove appunto c'è una stretta collaborazione fra ricercatori delle scienze e delle scienze umane. Poi, vabbè, qua insomma ci sarebbero i risultati in itinere, però in realtà vado un po' veloce e parlo piuttosto invece degli archivi che ho consultato. Al momento mi sono, cioè questo primo anno di dottorato mi sono concentrata sulla commissione atomica italiana, quindi ho consultato gli archivi del Dipartimento di Fisica della Sapienza, dove ci sono diversi fondi di importantissimi dirigenti della Commissione Atomica Italiana, ma anche insomma dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e ho consultato parte del Fondo Angelini dell'Archivio Storico di Enel, ovviamente archivi storici dell'Unione Europea, e anche gli archivi Andreotti, in quanto lui insomma fu ministro dell'Industria nel 65-67, e quindi in qualità di ministro dell'Industria fu anche presidente della Commissione Atomica Italiana, e in realtà in sede europea si vede un grande sostegno da parte di Andreotti al progetto nucleare italiano e soprattutto al progetto dei reattori autofertilizzanti. E poi una parte insomma importante della mia ricerca sono anche le interviste con ex ingegneri nucleari e dirigenti delle varie imprese analizzate. E poi adesso l'obiettivo è anche quello un po' di ovviamente consultare gli archivi degli enti francesi, ma anche di consultare gli archivi delle altre imprese nucleari italiane, perché mi sono accorta che in realtà c'è una grande dispersione dei ruoli e insomma delle forze in campo italiano rispetto al mercato nucleare, e quindi in realtà per capire perché la Commissione Atomica e perché ne si sono comportate e intraprese determinate scelte, bisogna capire quello che è effettivamente il mondo dell'industria nucleare nella sua totalità. E ecco, io ho terminato, spero di essere rimasta nei tempi. Grazie mille anche per essere stata appunto nei tempi, e passo la parola subito a Elisabetta. Allora, grazie mille, grazie ovviamente alla SISCO, al Dipartimento di Scienze Politiche e anche al Comitato del Capo del Comitato Scientifico. Io ho partecipato in passato un'altra volta a Storia in Corso, che credo sia una bellissima occasione per tutti, insomma, per conoscersi e discutere di ricerche in corso e ricerche interessanti. E io sono molto contenta di discutere questa ricerca. Dicevo a Maria che avevo sentito parlare di lei già un paio d'anni fa, quando stava consultando l'archivio del CNEM Enea. Quindi sono molto felice di siamo finalmente incontrate. Dirò varie cose, forse un po' sparse, non lo so. Ho seguito un mio filone che poi mi ha portato in varie direzioni, spero che in qualche modo sia utile. E è una ricerca molto originale, anche molto ambiziosa, e che secondo me contribuirà in vari modi a leggere, reinterpretare, analizzare anche aspetti nuovi della storia del nucleare, e contribuirà a varie parti, a vari pezzi della storiografia sull'energia nucleare, e in particolare quindi su questi punti vorrei soffermarmi, non solo ovviamente sulla storia dell'Euratom, ma anche sulla storia della trasformazione dell'ordine nucleare internazionale negli ultimi decenni del Novecento, e per come ho letto io il progetto, soprattutto l'originalità mi sembra che sia soprattutto nella fase di cui ha parlato meno oggi, insomma, però la trasformazione dei rapporti internazionali dagli anni 70 agli anni 90, quella mi sembra forse la parte più originale in assoluto, che quindi si intreccia anche alla ridefinizione della guerra fredda e alla ridefinizione dei rapporti transatlantici. Poi ancora gli studi sulla trasformazione dell'industria nucleare in questi decenni, nella seconda metà del Novecento e di nuovo in questi decenni cruciali, che è una trasformazione dell'industria nucleare, ma più in generale del mondo industriale, dirò qualcosa in questo senso. E poi l'ultimo punto su cui vorrei soffermarmi è che secondo me questo progetto contribuisce in molti modi anche a rileggere e reinterpretare
la storia del nesso nazionale, internazionale e transnazionale nel settore nucleare, in modi complessi, farò delle domande perché è un tema su cui io stessa mi interrogo, quindi non ho particolari risposte. L'originalità è che guarda a varie cose e le mette insieme, quindi non solo alle politiche dell'Euratom, che già sarebbe stato un approccio interessante, originale, ma alle strade che non sono state percorse e alle forme di collaborazione tra paesi europei che invece si sono realizzate però al di fuori del quadro di Euratom. In questo senso mette insieme domande che sinora non sono state poste in questo modo. Oppure appunto affronta questioni che in maniera limitatissima sono state viste da una prospettiva soprattutto nazionale, cioè esistono degli studi su Superfenizia, però in una prospettiva o di storia nazionale oppure di rapporto con i territori, con la società, con i movimenti, eccetera. Allora, parto dalle questioni più ampie, cioè dal punto di vista metodologico-storiografico. E ormai, appunto, lo diceva anche Maria, la storiografia sul nucleare sta esplodendo, non ci si sta più dietro, io non ci sto più dietro. Sta vivendo una fase di grande vivacità, è una storiografia che si colloca all'incrocio tra varie discipline e che incrocia in maniera molto originale le scienze sociali e le scienze dure, per usare le categorie, per cui si parla di nuclear humanities come prospettiva in grado di, diciamo, di rileggere una serie di passaggi e di questioni non solo legate alla storia. Io ti consiglierei di, rispetto a quello che ho letto, quindi magari il progetto più ampio c'è, però di essere più coraggiosa nella metodologia e nella storiografia e di fai appunto un riferimento un po' in poche righe sul tuo approccio interdisciplinare e io ti consiglio di adottare in maniera più esplicita, più coraggiosa, di fare i conti, insomma, innanzitutto con i Science and Technology Studies, che appunto permettono, è un aperto tutto il campo di studi molto originale, sulla appunto l'importanza di leggere, diciamo, la storia dei grandi sistemi tecnologici, in questo caso anche aziendali, nel loro rapporto con la politica, con la cultura e con la società. E in questo senso le categorie introdotte da Gabriel Heck, a cui pure fai riferimento, mi sembrano proprio fondamentali, la sua idea di technopolitics e quindi di una rilettura appunto della centralità della tecnologia e dei sistemi, no, di potere, di sapere che si costruiscono intorno alla tecnologia e che permettono di rileggere, no, dei passaggi fondamentali della storia contemporanea. Sempre all'interno dei Science and Technology Studies, anche gli studi di Helmut Fischler, che nei suoi lavori ha riletto la storia dell'integrazione europea attraverso la storia dei grandi progetti infrastrutturali, la storia dei progetti di collaborazione scientifica e tecnologica tra paesi a livello internazionale, transnazionale, tra gruppi di esperti, no? Che è un modo molto originale e interessante di leggere anche la storia dell'Europa e dell'integrazione europea. Detto questo, quindi, insomma, questo dal punto di vista proprio storiografico, metodologico, e ovviamente appunto questo lavoro sarà un importante contributo alla storia dell'Euratom, su cui ancora non sappiamo tantissimo. Questo lo sottolineava Barbara Curi in un saggio di ormai penso una quindicina d'anni fa, e da allora però non è che si siano complicati tantissimi lavori. Allora, il secondo punto che vorrei sollevare riguarda il contributo di questa ricerca, di questo progetto di ricerca alla storiografia sulla trasformazione dell'ordine nucleare internazionale tra anni 70 e 90. Ti incoraggerei a leggere questa trasformazione all'interno del quadro delineato da Leopoldo Nuti in un volume sulla trasformazione appunto del The Making of the Global Nuclear Order in the 1970s. Sono decenni, gli anni 70, 80, 90, di cui ancora sappiamo pochissimo.
perché appunto gran parte degli studi si sono concentrati o sulla fase iniziale, diciamo, della costruzione dei programmi nucleari civili, la costruzione degli stati atomici, e molto meno sui decenni degli anni 70, 80, 90, se non dal punto di vista appunto dei movimenti antinucleari, eccetera. C'è un passaggio, e qui inizia un po' la mia, spero non divagazione, però ha colto la mia attenzione, quindi ve la sottopongo. C'è un passaggio nel progetto di ricerca in cui si sottolinea, e leggo la frase di Maria, rispetto al progetto appunto di Fast Nuclear Reactors nel campo Euratom. Meraviglia la vicinanza di tempo, se non la contemporaneità, entro la quale si sancì di fatto l'interruzione al tentativo della collaborazione comunitaria nel campo dei reattori autotutilizzanti, 1969, e l'inizio delle trattative intraprese autonomamente dalle imprese per la costruzione di Superphénix. Quindi 1969, come dice anche nella presentazione, punto di passaggio fondamentale. Allora, io qui, partendo da qui e leggendo poi, no, il resto del progetto, mi chiedo se non sia importante, se non fondamentale, leggere questo punto di passaggio in un quadro molto più ampio, che ovviamente io metto in rapporto ai rapporti transatlantici e a come cambiano in quel momento fondamentale e nel decennio successivo, per comprendere proprio la domanda da cui farci, cioè perché non Euratom e invece la collaborazione industriale tra singole, molte, però singole aziende e singoli paesi. Nel senso che è l'anno stesso della firma del trattato di non proliferazione nucleare che avvia tutto un decennio, o almeno diversi anni, in cui non solo si ridefiniscono profondamente i rapporti tra Stati Uniti e Europa occidentale nel campo della tecnologia, del programma nucleare, dell'approvvigionamento di combustibile, della tecnologia nucleare, eccetera, ma in cui si avvia anche un braccio di ferro tra Stati Uniti e singoli paesi europei, ma anche Euratom, intorno proprio a che cosa sia una tecnologia nucleare. Non so come si dica in italiano, porta alla proliferazione oppure no. Intorno a questo dibattito, le discussioni, io ho guardato un po' le carte della CIA, le carte di NARA, un po' di documenti italiani, c'è proprio un continuo dibattito proprio su quali tecnologie possono portare a proliferazione e quali no. Allora, collocato in questo contesto più ampio, forse alcune perché delle risposte alla tua domanda ci possono essere, per esempio sulla sulla debolezza dell'Euratom, perché appunto in questo quadro di una ridefinizione, di una maggiore autonomia, di tentativo da parte dell'Europa di essere maggiormente autonoma rispetto appunto anche alla tecnologia, alle filiere nucleari americane, però appunto l'Euratom cerca di affermare un ruolo autonomo e però si colloca in un conflitto con l'altra agenzia che acquista un ruolo sempre più importante, cioè la IAEA, che invece sul tema delle inspections gioca un ruolo ovviamente fondamentale. E dall'altro lato appunto abbiamo il braccio di ferro tra paesi europei e Stati Uniti intorno a scelte tecnologiche che creano fratture ma anche nuove alleanze all'interno dell'alleanza atlantica. E qui appunto la tecnologia dei fast nuclear reactors è fondamentale. A questo che vado ovviamente veloce, questo è un aspetto che sicuramente hai presente, però che richiamo perché non ho visto invece nel paper, però proprio intorno ai fast nuclear reactors ovviamente intervengono gli Stati Uniti, interviene l'amministrazione Carter, no? E allora questa tensione, no, transatlantica proprio intorno al tentativo europeo e soprattutto al tentativo di leadership della Francia, no? Di creare una tecnologia tutta europea che però viene stoppata, viene, no, messa in discussione dagli Stati Uniti, questo mi sembra un elemento
fondamentale. In questo complesso quadro mi sembra che ci sia anche un altro elemento da tenere presente, nel senso che la preoccupazione da parte degli Stati Uniti nei confronti dei prestiti delle acque, correggimi se sbaglio, non è tanto relativa a una autonomia europea quanto alla vendita di questa tecnologia ai paesi del cosiddetto terzo mondo che invece volevano e stavano sviluppando tecnologie nucleari. In questo la Francia giocava un ruolo particolarmente importante e appunto il test nucleare in India nel 74 costituisce un punto di passaggio fondamentale. Quindi vabbè, tutto ciò per dire che mi sembra importante collocare la ricerca in questo quadro molto più ampio. L'altro elemento di grande originalità che secondo me contribuisce in maniera molto appunto importante alla storiografia sul nucleare, non solo, ha a che fare con il protagonismo del mondo aziendale, che è un aspetto veramente poco noto della storia del nucleare, si è fatto pochissimo in termini di storia aziendale, di storia economica del nucleare, ci sarà ampio pane a Parigi alla fine di luglio su questo. E l'originalità è che si guarda appunto al protagonismo soprattutto di aziende come Ansaldo, che ha un ruolo di tutto rilievo, no? A partire dalla creazione di Ansaldo Meccanico Nucleare nel 66. Io ti incoraggerei, questi sono appunto full for thought, di leggere questa vicenda nel più ampio quadro della trasformazione delle grandi aziende pubbliche tra anni 70 e anni 90. Perché da un lato abbiamo appunto un quadro in cui l'Enel vive una enorme crisi finanziaria, un'enorme debolezza istituzionale a livello sicuramente interno, e in questo quadro altre aziende pubbliche, Ansaldo, il gruppo IRI, si affermano in parte nel quadro nazionale e soprattutto guardano alle dimensioni internazionali per affermare la propria posizione. E dall'altro lato ti incoraggerei a guardare i conflitti all'interno del gruppo IRI-ENI, cioè dei grandi protagonisti del mondo dell'industria pubblica dei decenni precedenti, perché mi sembra che proprio intorno al nucleare, non solo ovviamente, ma in questi decenni 70-90 si scatenino, no, dei conflitti tra i due gruppi IRI ed ENI, che portano a all'affermazione di un sempre maggiore protagonismo dell'IRI, cioè dell'Ansaldo, a discapito invece del gruppo ENI. E mi chiedo se non si possa anche leggere questo passaggio in un più ampio quadro che guarda proprio, no, alle trasformazioni delle industrie pubbliche nel decennio 80-90, visto che arrivi al 1998. Quella dell'Ansaldo e della sua dimensione internazionale è una storia anche questa molto affascinante, perché proprio a partire dagli anni 70 che l'Ansaldo sempre di più diventa un'azienda leader anche a livello internazionale, anche nel campo del decommissioning, quindi tutto quel processo che ancora stiamo vivendo adesso, e l'Ansaldo continua a essere una protagonista in questo senso, appunto nel quadro dello smantellamento e della chiusura delle centrali nucleari. Altra domanda ti incoraggerei a analizzare e sottolineare ancora di più i rapporti e le differenze tra mondo industriale e settore della ricerca. Per il caso italiano, tra Enel e aziende, Ansaldo e Enel, da quel poco che so, proprio la ricerca da parte del CNEN intorno, no, al Fast Radio Reactors, al progetto PET in Italia, avvia una nuova collaborazione tra CNEN e mondo industriale, in un quadro in cui il CNEN invece viveva anch'essa una situazione di grande difficoltà finanziaria, istituzionale, eccetera. E mi chiedo se sia possibile, se sia utile analizzare l'archivio del Trasimone, del PET, che è stato analizzato da Matteo Gerlini. So che non è un archivio aperto, però so che in qualche modo è
accessibile, perché appunto costituì il laboratorio, no, di realizzazione da parte italiana della prova elementi di combustibile per la centrale Superflux. E chiudo ponendoti delle domande sul rapporto tra la dimensione internazionale e quella nazionale del nucleare. Perché proprio sempre questi decenni, 70-90, mi sembrano cruciali per affrontare una serie di trasformazioni interessanti proprio dal punto di vista del nucleare e non solo. Da un lato, quindi no, sempre per rispondere alla domanda perché l'Euratom fallisce, la dimensione internazionale e transnazionale è importante, lo sappiamo, nel nucleare, però quella nazionale, quella statale, neanche solo nazionale, ma proprio quella statale delle politiche nucleari, rappresenta sempre l'elemento in qualche modo cruciale del successo anche, no, delle politiche nucleari. In questo senso mi sembra, no, anche che l'Euratom funzioni al suo meglio nel momento in cui è al suo massimo livello anche, no, lo stato atomico del secondo dopoguerra, negli anni 50 e inizio 60, insomma. E gli anni 70-80 rappresentano decenni anche di una profonda ridefinizione dello stato atomico, no, in cui viene messa in discussione la fiducia nel nucleare che aveva caratterizzato i decenni precedenti. Quindi come leggere anche queste tensioni, no, tra nazionale e transnazionale in questo quadro più ampio? Rispetto al quadro italiano, chiudo, il quadro internazionale costituisce un punto di riferimento cruciale, in particolare la Francia, che rilancia con forza le politiche nucleari no, in un contesto invece in cui in altre situazioni si vivono situazioni di grande crisi per il nucleare, e quindi gli attori italiani in un contesto di grande caos istituzionale, no, di grande opposizione al nucleare, ma sostanzialmente confusione rappresentata anche dal piano energetico nazionale, guardano al contesto internazionale, guardano alla Francia come un paese dove realizzare delle attività interessanti e promettenti. Però ecco, questo è un invito a pensare e a spacchettare di più il rapporto, ma anche le tensioni tra la dimensione nazionale e internazionale e transnazionale. Spero sia stato chiaro, non lo so. Grazie. Grazie anche a Elisabetta. E ci sono interventi, domande? Prego. Vediamo subito. Sì, funziona, grazie. E veramente grazie e bella ricerca. Visto che abbiamo parlato molto degli anni 70 e 90 e visto che è una ricerca che tiene assieme le expertise tecnocrati e tecnici del nucleare, imprese, il mondo politico, perché c'è anche la politica, se guardiamo dalla fine degli anni 70 agli anni 90, secondo me c'è un altro soggetto che potrebbe aver avuto un impatto, e cioè la crescita, l'ascesa dei movimenti antinucleari e statisti alimentati da prima l'Alan, eccetera, tanto per fare cose molto importanti. Quindi vale la pena tenerli dentro, ha senso tenerli dentro. Seconda cosa, io non sono nulla di Euratom, ma se non che i presidenti Euratom sono tutti francesi. E quindi anche questo mi fa pensare che il ruolo francese in Euratom e l'importanza che la Francia attribuisce a Euratom va ben al di là di quanto venga fatto in Italia. Terza cosa che appunto manifesta tutta la mia ignoranza, CNEN, Enea e Casaccia, sono la stessa cosa? Dipende. Più o meno. Storia complicata. Va bene, grazie. Grazie. Gli interventi non ci sono, allora passerei comunque la parola a Maria Padovani. Io soltanto chiederei, insomma,
di questo protagonismo poi del mondo appunto aziendale, e diciamo c'è un accenno anche nel paper al ruolo proprio anche un po' di attori sociali particolari, quali appunto le figure, diciamo così, di esperti, tecnici, insomma, e quindi appunto anche da questo punto di vista, se poi le fonti finora, appunto le ricerche già svolte, hanno già permesso, consentito di individuare comunque dei filoni di ricerca interessanti. Però non grazie mille per tutte le suggestioni, veramente interessantissime, e grazie per le domande. E allora, rispetto al 69 e alla dimensione, alle relazioni con gli Stati Uniti, sì, assolutamente, qualcosa che ho in mente già da quando feci la tesi magistrale, che era incentrata unicamente su Super Phoenix, e io appunto ne ho, in questo paper non l'ho scritto perché insomma mi sembrava, poi non volevo dilungarmi eccessivamente con una dimensione che non ho ancora esplorato completamente, però in realtà a un certo punto nei progetti nella tesi vorrei inserire anche la questione del trattato di non proliferazione nucleare, perché effettivamente poi influenza anche l'andamento insomma della tecnologia autofertilizzante in Europa, nel senso che vabbè, queste ipotesi già le hanno fatte, per esempio sto pensando ad Antonio Tiseo, ma anche Matteo Gerlini, in cui effettivamente si domandano: ma se gli Stati Uniti non avessero stoppato la loro ricerca, che in realtà era stata avviata negli anni 60, se non ci fosse stata la politica di non proliferazione di Jimmy Carter, potrebbe essere che invece l'Euratom avrebbe trovato anche una maggiore spinta, e così anche gli stati comunitari nel effettivamente proseguire con la tecnologia autofertilizzante. E peraltro in realtà anche negli archivi avevo trovato alcuni documenti rispetto al coinvolgimento anche per esempio di Carlo Salvetti da parte insomma dell'ambasciata della Farnesina nel decidere insomma di cosa farne questo trattato di non proliferazione, se firmarlo o meno, se effettivamente questo poi avrebbe avuto delle implicazioni sul livello industriale. E Salvetti dice di sì, assolutamente. Poi non mi ricordo chi erano gli altri protagonisti, perché è un documento che ho visto insomma più di un anno fa, però insomma anche lì c'erano delle diverse posizioni, c'erano più scienziati più dirigenti, in cui qualcuno appunto sosteneva la linea di Salvetti, altri invece erano più diciamo filo americani. E quindi effettivamente da ragionare anche su questa questione della non proliferazione. E poi sì, effettivamente la Francia era entrata all'interno del mercato, insomma, aveva intenzione di entrare appieno nel mercato dei reattori fertilizzanti per diventare la leader non soltanto a livello europeo ma anche a livello globale, e in effetti poi alcune centrali autofertilizzanti sono state costruite, sto pensando in Giappone ma anche in India, e questo insomma successivamente, e quindi effettivamente è qualcosa che ha insomma valore a tenere in considerazione, assolutamente. E per quanto riguarda la conflittualità fra Iri ed Eni, forse nel paper non ne ho parlato, però un pochino l'ho accennato invece nel paper per Parigi, perché effettivamente questo è un grosso problema che poi si vede soprattutto, cioè insomma non solo, ma si vede anche all'interno della tecnologia dei reattori veloci, perché effettivamente per esempio il progetto del PEC inizialmente Eni era molto interessata allo sviluppo di questo progetto, e poi diciamo il CIPE decide che invece deve passare all'IRI, e invece l'IRI deve avere un ruolo più diretto verso lo studio e lo sviluppo del ciclo del combustibile. Una cosa anche un po' strana, perché in realtà già dagli anni 60 la Commissione Atomica stava investendo molto all'interno dello studio del ciclo del combustibile, sia del ciclo urano-plutonio ma anche uranio-torio. E quindi è interessante anche questa dimensione dell'ENI, che vorrebbe entrare all'interno dell'industria nucleare insomma come attore completamente legittimato, e invece non riesce insomma anche per l'azione dello Stato fondamentalmente. E poi qua entra anche in gioco tutta la questione della dispersione anche degli investimenti, delle energie, ma anche di questa poca
coordinazione, no, dei vari progetti nucleari italiani. E poi per quanto riguarda il mondo della ricerca, quindi del mondo industriale, anche questo è un aspetto che insomma, ho presente, ancora un po' a sviluppare, però effettivamente è la stessa Commissione Atomica Italiana che più volte si rivolge insomma, nelle sue relazioni, ma anche insomma, nei confronti dello Stato, dicendo che lei vorrebbe collaborare più nel mondo industriale, ma non ci riesce perché ci sono delle grosse rigidità istituzionali per la quale insomma, non le è possibile effettivamente di avere una azione efficace. E questa, diciamo, questa osservazione viene fatta ancora negli anni 80, quindi insomma, un periodo veramente avanzato in teoria. Cioè la collaborazione industria-mondo della ricerca dovrebbe essere stata avviata già molto tempo prima. E gli archivi del Brasile, io credo che siano chiusi, perché ho parlato con Matteo Gerlini e lui, avevo capito che lui non era proprio riuscito ad entrarci, però forse ho preinteso io. Però comunque mi ha detto, anche a me ha confermato che è un po' difficile entrarci, che forse non sono neanche completamente ordinati, no, insomma, non sono ordinati. Ecco, però in effetti sarebbe interessante, io ero andata agli archivi dell'Enea appunto con l'intenzione di consultarli per il PEC, qualcosa ho trovato, però insomma paradossalmente gli archivi europei ho trovato molto, molto di più, ovviamente è una prospettiva insomma europea e tutto, però è stata molto, molto interessante. E e poi anche sì, la questione della dimensione statale come elemento cruciale, questa cosa forse penso di averne fatto un piccolo accenno nel mio paper, però se potrei confondermi, però effettivamente sì, questo diciamo, è anche un altro elemento che diciamo, legittima l'attenzione alla dimensione nazionale, poi tentativo di farla comunicare anche con la dimensione comunitaria, perché in realtà le differenze che esistono all'interno dei vari stati comunitari a livello di leggi, capacità di influenza della Commissione Atomica, investimenti e coesione anche politica nei confronti del progetto atomico hanno delle forti ripercussioni all'interno del mondo dell'Euratom. E a mio giudizio limitano anche in maniera forte la collaborazione, perché poi ovviamente ci sono anche tutte le diversità di pensiero rispetto alla politica industriale, ai reattori, eccetera. Per venire invece alle domande, allora, in realtà la Commissione Atomica Italiana nasce con il nome di Comitato Nazionale per le Ricerche Nucleari, poi viene più o meno una decina di anni dopo viene riformata e assume il nome di Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare, perché in realtà inizialmente la Commissione Atomica viene istituita senza personalità giuridica, quindi insomma ci sono ovviamente, questa causa ovviamente molti problemi. E dopodiché negli anni Ottanta diventa Enea, anche insomma, tra l'altro credo che in realtà cioè si mantiene il nome Enea, però forse cambia. Esatto. Ok, quindi in realtà mantiene lo stesso nome, però. Quindi sì, continua a cambiare. E invece la Casaccia è un centro di ricerca che si trova appunto a Roma ed è uno dei punti di riferimento più importanti per la Commissione Atomica Italiana e in qualche maniera è anche in conflitto con invece il centro del Brasimone, quindi l'altra testa importante della Commissione Atomica. E ecco, poi sì, in effetti i movimenti antinucleari e ambientalisti sono importanti. Poi io diciamo che non vorrei neanche perdermi troppo in questa dimensione, perché comunque è stato qualcosa che è stato molto studiato e quindi diciamo che eventualmente mi vorrei appoggiare più che altro alla letteratura, sinceramente. Quindi perché voglio ottenere la mia prospettiva industriale, poi però in realtà è vero importante che comunichino.
E poi i presidenti dell'Euratom erano soltanto francesi, questo è vero, ma diciamo che la Francia era molto brava a negoziare perché i presidenti fossero francesi. In realtà il primo presidente, Giugherone, è fortemente europeista, tra l'altro lui viene dalla Commissione atomica francese, tuttavia è fin troppo europeista e quindi De Gaulle fondamentalmente forza perché il presidente che lo succede segue un po' di più le politiche golliste ed effettivamente, insomma, per esempio Tiseo dice che questo è un altro dei problemi della commissione di Euratom, no? Di avere alla testa della commissione qualcuno che in realtà implementa delle politiche nazionaliste e non si sforza invece per un progetto propriamente europeo comunitario. E beh, io mi fermerei qui. Bene, grazie. Allora, grazie a tutti. Adesso abbiamo una pausa di quanti minuti? 10, massimo 15, più 10, insomma, così riusciamo a lasciare spazio all'ultima discussione. Grazie. Allora, riprendiamo dopo la pausa con l'ultima discussione. E discutiamo adesso la tesi di Thomas Bonnier dell'Università di Nantes, ma appunto in tutto è la Università degli Studi della Touche. La sua tesi è incentrata sulla polizia italiana in un territorio straniero, una repressione internazionale dell'anarchismo italiano dall'unità alla prima guerra mondiale. Discuterà la sua tesi Pietro Di Paola dell'Università di Lincoln. Adesso lascio la parola a buonasera a tutte e a tutti. A mo' di introduzione vorrei ringraziare la Cisco e l'Università di Catania per aver organizzato questo bel seminario che fin da qui è stato di un grande interesse e entro proprio nel soggetto perché sono l'ultimo e magari siete stanchi. Allora, la mia ricerca si concentra sulla polizia italiana in territorio straniero e sulla repressione internazionale del movimento anarchico nei paesi dell'arco mediterraneo e alpino rappresentati dall'Italia, la Francia e la Svizzera, benché ci sono punti di riferimento su altri paesi. Attraverso l'analisi di un gruppo dissidente e stigmatizzato, questo studio dai tratti transnazionali si propone di indagare la costruzione dell'apparato poliziesco e burocratico della giovane monarchia italiana, nonché di studiare i sistemi di polizia in Italia e in Europa negli ultimi decenni del lungo 800. L'obiettivo è quindi quello di comprendere meglio la polizia italiana sia a livello locale che all'estero, il sistema consolare e i consoli, la collaborazione internazionale di polizia e i movimenti radicali transnazionali. Subito dopo la conta al Re d'Italia del 9 novembre 1868 e gli attentati che erano successi a Pisa e Firenze, un numero considerevole di militanti fuggì dalla penisola per sfuggire alle repressioni. Come lo suggerisce la carta che ho realizzato su l'itinerario desiderio dell'anarchico voluto Matteucci dal 1888 a 1885. Quindi una diaspora dell'anarchismo italiano si costituisce da allora in molti paesi e solveriare questa minaccia latente diviene una delle priorità per il Regno d'Italia. Questo evento, unito al sopracitato fenomeno diasporico, spinge lo Stato italiano a creare un vasto servizio estero in grado di sorvegliare, identificare e placare gli anarchici. A cavallo degli anni 70 dell'Ottocento si istituzionalizza quindi una polizia internazionale che sotto l'egida del Ministero dell'Interno si trova incorporata in seno del Ministero degli Affari Esteri. Attiva attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, queste ultime sono in stretto contatto con tutte le prefetture e questure italiane. I consoli, così come le autorità politiche del Regno, sono a pieno titolo di attori nella lotta contro l'anarchismo. Tuttavia, i diplomatici e i consoli non possono contemporaneamente raccogliere informazioni, organizzare un servizio di sorveglianza di dissidenti politici e assolvere le loro funzioni consolari e diplomatiche. Per sorvegliare la mobilità degli anarchici, una delle sfide della polizia italiana è quella di mappare le reti e i movimenti,
in queste condizioni le autorità italiane inviano una serie di agenti per essere imbacciate e consoliti per sovrariare gruppi sovversivi, informatori, spie e poliziotti. Vi mostro sul prossimo slide un esempio di una spia che Pietro Ibarra conosce bene, che si chiama Orlando De Martis, che dura durante tutta la mia periodo. Allora, quindi la mia tesi si fonda sulla convinzione che l'istituzione consolare italiana e l'agenzia dei consoli e dei funzionari di pubblica sicurezza sia un osservatore storico fecondo. Permette di indagare sullo Stato le concezioni del suo servizio e dei modelli esterni. La scelta di interrogarsi sul sistema poliziesco italiano all'estero attraverso l'ottica dell'anarchismo e della crisi dell'Italia liberale riposa sull'ipotesi che questi avvenimenti perturbatori, che sono gli attentati e assassini politici, sono particolarmente fecondi per comprendere le tensioni, le contraddizioni e le dinamiche che attraversano uno Stato. Qui l'obiettivo è duplice. Da una parte si tratta di stabilire come questi avvenimenti agiscano come vettori rivelatori e acceleratori per le trasformazioni amministrative e poliziesche. E dall'altra si tratta di mostrare come la crisi dell'Italia liberale abbia creato delle opportunità favorevoli alle sperimentazioni e allo spiegamento di nuovi dispositivi. La lotta unilaterale e poi multilaterale dello Stato italiano e i progetti di repressione dei conseguenti anarchismo hanno posto in modo precoce la questione della sorveglianza e del controllo dei migranti e delle isole. Lo scopo della mia ricerca è dunque di dimostrare quali sono le missioni, le pratiche e i limiti di questo servizio, pur studiando i mezzi e le pratiche realizzate per lottare internazionalmente contro il movimento anarchico. In effetti, per sorvegliare efficacemente un nemico di cui non si conosce l'esatta distribuzione geografica, la collaborazione di servizi polizieschi, diplomatici e consolari è una priorità. Schedare, sorvegliare, esperire, estradare gli anarchici necessita di una cooperazione multilaterale da parte degli Stati. E l'Italia partecipa alla nascita di questa prima grammatica della cooperazione internazionale contro il terrorismo. In questo periodo la questione della cooperazione ha svolto un ruolo operativo nello sviluppo complessivo dei meccanismi di controllo. Questa campagna anti-anarchica ha prodotto reti transnazionali di autorità di polizia e giudiziaria, protocolli segreti e conferenze internazionali che hanno anticipato la nascita dell'Interpol nel 1946. Si tratta quindi di fare la storia di queste collaborazioni e che cosa hanno portato a livello della repressione internazionale dell'anarchismo e della criminalità. Sul punto della storia dell'arte, come si può comprendere, la mia tesi è fondamentalmente uno studio transnazionale all'incrocio di diverse storie e storiografie e discipline. Però questa storia per il periodo considerato è ancora da tracciare. In effetti non esistono che pochissimi studi e nessun studio approfondito al riguardo. In un contesto di forte agitazione dal punto di vista sia economico, sociale che politico, la storia dell'Italia liberale, in collaborazione a queste tematiche di ricerca, è un periodo trascurato da parte degli storici. Al contrario, esistono una grande quantità per gli studi del periodo fascista e anche prima, e per le polizie segrete degli anni degli altri stati europei. Difatti, le politiche di sovversione fasciste seguono gli sviluppi liberali di opposizione alla sovversione. E non possono essere lette senza una storia delle politiche di sorveglianza dell'Italia liberale. Il nostro lavoro si integra in questo campo di ricerca incompleto, o piuttosto in piena costruzione, cioè lo studio delle dinamiche transnazionali delle pratiche di polizia e delle attività di transnazionale polizia. Sulla metodologia della mia ricerca, no? Il mio metodo consiste nell'affrontare questi antagonismi generali in Francia, in Italia e in Svizzera. Un incrocio tra archivi italiani, francesi e svizzeri permette così di mappare dinamicamente i contatti tra le forze dell'ordine e di considerare anche l'influenza che l'Italia ha potuto esercitare su questi stati. Viene privilegiato quindi un approccio sistemico e comparato. Per questo si propone oltre livelli di lettura nazionale, transnazionale e globale.
Allora, adesso sto per parlare delle fonti degli archivi in questione relativa al loro uso. Le fonti archivistiche delle principali amministrazioni pubbliche italiane, francese e svizzere costituiscono la maggior parte del nostro corpus. Questi archivi si propongono di dare conto delle attività della polizia italiana in queste regioni e di studiare le forme e le modalità di collaborazione con le autorità centrali e locali. In primo luogo sono stato all'archivio storico del Ministero della FRSI, ho consultato varie booster di fondi, ma soprattutto il Fondo Polizia Internazionale, che è il fondo più importante del mio lavoro, perché ci sono rapporti con soli poliziotti, spie, eccetera, eccetera. Ho anche fatto molti sondaggi dell'archivio. E poi la principale cosa che ho consultato sono le schede personali dei vari consoli per sapere il prezzo che loro avevano in questo servizio. E grazie a questa ultima ricerca sono riuscito a entrare in contatto con le archivi familiari del console Basso, personaggio emblematico e cruciale per la mia ricerca, che sono di archivi inediti perché sono archivi familiari. Nello stesso archivio mi sono ancora allora portato sulle fonti dei consolati italiani, forte colonie italiane, dove ho potuto notare che sin dagli anni 90 i poliziotti che erano mandati erano in posizioni di rilievo. Secondo asso archivistico è stato all'archivio centrale dello Stato, dove ho consultato diverse buste fondo del Ministero dell'Interno e anche del Ministero della Giustizia. Terzo asso, gli archivi provinciali di confine delle grandi città del nord e dell'intera litorale mediterraneo. A questo punto si deve dire che, come ho detto in precedenza, le prefetture hanno un ruolo molto importante in questo servizio di polizia internazionale, perché creano reti transnazionali di sorveglianza, devono sorvegliare dei confini terrestri e marittimi, e poi hanno una relazione tra immigrazione e lotta contro l'anarchismo. Perché in questi archivi si può vedere che i prefetti e le questure rilasciano dei permessi di lavoro e dei passaporti a militanti anarchici, allora che molto di loro erano condannati o considerati pericolosi dalle autorità. Il quesito che mi sono posto è quindi se l'immigrazione fosse una soluzione per lo Stato italiano per liberarsi dai suoi desideri politici. E dalle mie ricerche si può dire che è ovvio, e questa pratica fu la principale cosa principale delle difficoltà in cui si dibatte il regno alla fine dell'Ottocento, e fu un vero uomo della discordia tra l'Italia e molti paesi, che portò all'indirimento delle leggi sull'immigrazione contro gli italiani, dall'altro alla promozione della cooperazione internazionale di polizia contro l'anarchismo. Dal punto di vista delle archivi francesi, ho fatto ancora la stessa cosa che in Italia, quindi sono andati a consultare gli archivi parlamentari del sud della Francia, dove c'erano tantissimi italiani, quindi alcuni di me che avevano lavoro da militer, e ho soprattutto consultato la serie M, dove ci sono migliaia di fascicoli personali di archivi italiani schierati dalle autorità francesi. Questi fascicoli permettono soprattutto di fare una storia del movimento anarchico dal basso, perché ci sono tanti rapporti, lettere sequestrate dalla polizia, eccetera, eccetera. E poi da alcune informazioni sulle attività della polizia italiana e le forme e le modalità di cooperazione con le autorità locali. Poi gli archivi dell'amministrazione pubblica francese, l'archivio della prefettura di polizia di Parigi, che ci permette di dare conto delle attività della polizia italiana in questa regione, di studiare le forme e le modalità di cooperazione con le autorità. Scusate.
Poi sono andato a consultare gli archivi diplomatici e consolari e gli archivi nazionali che sono conservati a Parigi e a Londra. Per quanto riguarda la Svizzera, ho cominciato dagli archivi di Stato di Ginevra e del Ticino, che erano due focolai dell'anarchismo italiano alla fine dell'Ottocento, e poi dagli archivi federali conservati a Berna. Questi vari fonti riguardano la presenza degli anarchici italiani e della polizia italiana in questi territori e sorveglianza ancora dei confini della dimensione della propaganda anarchica, nonché della collaborazione internazionale e internazionale. Allora, per concludere, in conclusione, l'incrocio degli archivi italiani, francesi e svizzeri permette di una pari contatti tra le forze di polizia e di considerare la forza che l'Italia può avere su questo stati. Tuttavia, non c'è dubbio che per lo storico queste fonti sono parziali, dato che queste fonti di polizia sono più discutibili nella misura in cui le loro testimonianze sono dubbie. Detto ciò, è quindi importante evidenziare l'uso programmatico delle fonti poliziesche. Nel 2001 il Centro Studi Libertari dell'Archivio Pinelli a Milano organizzava diversi seminari sull'uso critico delle fonti poliziesche per ricostruire le vicende del movimento anarchico. Da questi, gli storici italiani dell'anarchismo hanno cercato di rivisitare la maglia degli archivi di polizia, spiegando che non sono sufficienti per scrivere la storia del movimento. Le fonti di polizia, anche se indispensabili per la mia ricerca, sono tuttavia discutibili. Effettivamente sono dubbie perché si riferiscono a un viso statale del movimento anarchico. L'occhio del poliziotto che guarda attraverso il prisma dell'ordine costituito lo spinge di fatto a demonizzare ogni movimento dell'avversario. Tuttavia, in un'indagine storica sul mondo della polizia, degli informatori, degli infiltrati e dei provocatori nel movimento anarchico, le fonti di polizia sono di fondamentale importanza. Il famoso anarchico russo Pietro Kropotkin non diceva egli stesso che non sempre però le spie avvantano di sana pianta i loro rapporti, spesso riferiscono fatti realmente avvenuti, ma tutto sta nel mondo in cui si stende il resoconto. È dunque ovvio che i risultati che scaturiscono dall'analisi di queste fonti devono essere supportati dal confronto con altre fonti, e in particolare con la documentazione anarchica, biografie, stampa, corrispondenza, affinché che si possa restituire i percorsi, l'abbondanza delle pratiche delle correnti dei movimenti anarchici. Per completare questo deficit, mi sono quindi portato in diversi centri specializzati sull'anarchismo, ad esempio del Centro Internazionale di Ricerca sull'Anarchismo, SIRA, di Losanna e di Marsiglia, non meno che a Amsterdam, l'International Institute of Social History. Per veramente concludere la mia presentazione, vorrei finire con questa bella citazione estratta da un discorso di Francesco Crispi che mostra assai bene il pericolo che rappresenta il movimento anarchico per lo Stato italiano alla fine del 200. Allora, dalle più nere tenebre della terra sbucciata in setta infame che spinse sulla sua bandiera, di Dio e Chiaro. Rendiamoci insieme qui per combattere questo mostro e sfidiamo sul nostro agissero con lei, con Dio, con lei per andare. Grazie. Niente, credo che questa sia una ricerca estremamente importante ed originale e di grande attualità, perché di fatto parla dei rapporti tra Stato, cittadino, sorveglianza, diritti individuali, che sono stati anche molto recentemente di grande dibattito. E perché poi, appunto, se il sistema di polizia fascista si risale a quello della liberale e dell'unità, e dopo c'è la continuità dello Stato, ed è di fatto quello che abbiamo ancora oggi per tanti versi, anche questo è importante. Pensiamo a casellario politico centrale, che è una manna per noi, ma anche impressiona, perché appunto,
si tratta di schedature personali. Io nelle mie ricerche in Inghilterra io sono ingenuamente partito con l'idea di andare in archivio e trovare i fascicoli individuali degli anarchici per scoprire che dicono non esistono, cioè non ci sono fascicoli. A me sembra strano, un archivista della polizia, di un archivio locale di polizia mi ha detto quando muoiono le persone sotto sorveglianza distruggiamo tutto. Ci sta nella loro idea dell'individuale libertà liberale dell'individuo da un punto di vista della sorveglianza e della, mi lascia qualche dubbio, io continuo a pensare che da qualche parte ci siano. Comunque è importante perché la definizioni del rapporto e dell'idea dello Stato rispetto all'individuo, eccetera. Poi è importante perché si colloca nei nuovi studi sull'anarchismo che l'ottica transnazionale ha dato un nuovo avvio e anche sulla storia della polizia transnazionale, che lo stesso si sta conoscendo un grosso sviluppo e quindi porta un contributo in entrambi i campi. Da quello che sì, dalla tua relazione che ho letto, ogni tanto scivola, quindi il focus ogni tanto è fluido. Io credo che la questione dello Stato e della formazione del sistema di sorveglianza dal punto di vista dello Stato sia fondamentale. E poi ci sono le fonti che sicuramente sono, se viene impressi in inglese, non riesco a dire in italiano, ma anche solo pensare al lavoro che ha fatto dal Ministero degli Affari Esteri. Che non è il testo più agevole da consultare, ma anche la carte Basso. Basso è una figura chiave nella costruzione del sistema di polizia internazionale di quegli anni. E quindi credo che siano documenti sì, straordinari. Però anche gli archivi per provinciali di confine, e tornerò su questo punto dopo. E poi diciamo, ecco, ci sono 3-4. Il problema che ho avuto nel leggerlo, la tua reazione, è che era un continuo ripensare a nuove domande, nuovi spunti. Comunque ho cercato di individuare 3-4 punti. Il primo è nella relazione, tu parli appunto del legame col fascismo e dopo. Quello che io mi domandavo è il precedente, il periodo precedente. Cioè se la polizia internazionale si fonda sul rapporto con consolati, ambasciate, in che modo viene strutturato? Cioè nasce su nulla o si basa su reti diplomatiche preesistenti del periodo pre-unitario? E come si forma e quali sono le strategie, ma anche il personale diplomatico, come viene scelto, come si lega questo al sistema di sorveglianza che secondo me già c'era rispetto appunto ai dissidenti dei vari stati preunitari. Credo che sia importante capire questo, anche per, come dicevi tu, il rapporto della polizia internazionale poi con le realtà locali è fondamentale. Per cui per stabilire una rete di sorveglianza, penso, nel sud Italia, o dove lo Stato italiano diciamo, non era presente, come si collegano con le forme di sorveglianza delle pre-unitarie e come riescono a connettersi come con la Sicilia, il Napoli, per esempio. Quindi questo è un primo punto che sono curioso sì, se avevi individuato. Il secondo punto è dalla tua relazione sembra una cosa abbastanza appunto solo le pagine che ho letto, secondo me c'è tantissimo di non detto in queste pagine, quindi però sembra come una formazione si costituisce questo sistema, non dà l'idea di un sistema in cui ci sono diverse fasi, mentre mi domandavo appunto per esempio c'è tutto il problema dell'inizio dei rapporti consolari, delle ambasciate, ma io ho l'impressione che poi con Giolitti campi quando Giolitti diventa ministro degli interni. La situazione credo che sia una fase successiva, in cui poi Giolitti assume un ruolo centrale anche di controllo. E questo anche rispetto quindi
insomma, tutta la si tende a centrare tutto sulla propaganda del fatto gli attentati. Credo che siano, sì, ci siano magari, mi domandavo, sono diverse fasi nella procedura, nella costruzione di questo sistema di sorveglianza internazionale. L'altro punto è, nella relazione sembra un processo lineare, cioè senza conflitti. E anche lì mi domando, ci sono conflitti? Cioè, è davvero così lineare? Semplice che, ad esempio, all'inizio sia il Ministero degli Interni e il Ministero degli Esteri e che non ci siano conflitti su chi gestisce cosa. All'inizio a me dà l'impressione che il Ministero degli Esteri avesse una parte. Ad esempio, chi paga? Chi decide cosa, quanto pagare? Però mi domandavo se appunto è lo stesso con i rapporti di polizia estera. Che senti, sì, ci sono collaborazioni, ma ci sono collaborazioni, ci sono anche scontri. Io ho, appunto, mi baso su una cosa particolare che nel caso inglese si scontravano con tutti su questo, quindi, perché avevano un'idea completamente diversa sulla sorveglianza. Però mi domandano appunto se nascono diverse modi di gestire la minaccia anarchica, prima internazionalista e anarchica poi, e anche dei rapporti tra diplomazia e polizia. Non è detto che appunto rapporti diplomatici e pubblica sicurezza siano sempre, vanno sempre di pari passo. Un altro punto che ho trovato molto interessante sono queste idee degli archivi di provincia di confine e della richiesta di passaporti e come che era la definizione l'espulsione dolce, deportazione dolce, deportazione esilio volontario. Da una parte sì, però è una pratica che anche gli altri stati attuano. Infatti hai queste ondate che poi finiscono tutti in Inghilterra. E ci sono gli inglesi che dicono basta mandarci, buttarci questa spazzatura sulle nostre rive. Però il passaporto è anche il modo per non farli entrare. C'è l'esempio classico di Malatesta, 19, il modo di. E mi domando anche il fatto dell'esilio volontario, sì, però c'è il problema che dopo come li controlli, cioè tu li fai andare via, ma è più difficile dopo controllarli una volta che sono all'estero. Però la cosa che più mi interessava era questo, tu parli appunto di passaporti e di permessi di lavoro. E qua mi pongo la domanda più generale del rapporto tra immigrazione politica e immigrazione economica. Perché si tende a, chiaramente così, a legare l'esilio alla repressione. Proprio questo è interessante, però l'esilio politico segue l'ondata dell'esilio dell'immigrazione economica e si tende a escludere che gli anarchici potessero invece, non escludere, ma credo che vada approfondito il rapporto tra anarchici che migrano per lavorare, soprattutto. E credo che questa fonte degli archivi di confine c'è un buon sistema per iniziare a esplorare quest'area. Sì, è perfetto, sono quasi concluso. E quindi vedere a chi venivano negati questi permessi, chi li faceva. Poi si lega a un altro problema, che però sì, non c'entra, la politicizzazione degli anarchici all'estero, che si lega però alle fonti che tu dicevi della polizia francese sull'immigrazione, sul controllo, e quindi anche controllo della polizia sulla immigrazione economica, se sono preoccupati di questa immigrazione politica e così via. Nella relazione tu poi parli di un sistema pionieristico
della polizia italiana. Mi domandavo in che senso, non specifici, abbastanza ero curioso di sapere in quale modo, perché appunto polizia che di controllo, per esempio, dei anticolonialisti già c'era, in che modo quel sistema è o non è colonialistico. E per finire, così sto perfettamente intenti, la questione delle fonti e delle. È chiaro che è un problema l'uso delle fonti delle spie, che poi sono straordinarie, sono perfettissime. Trovi, appunto, mai fidarsi di chi ti invita a pranzo. Questa è una delle cose che ho imparato studiando le spie. Però nel tuo caso io credo che paradossalmente più sono incredibili più sono affidabili nella tua ricerca, perché le spie non sono poi così degli sprovveduti, a parte che ce ne sono tanti tipi, però evidentemente hanno un senso, una sensibilità di capire che informazioni devono dare per avere il denaro, per farsi pagare il fatto. E quindi le loro informazioni magari non sono affidabili da un punto di vista fattuale dei complotti, ma secondo me possono rivelare molto sulle paure dello Stato, su cosa lo Stato voleva farsi sentire dire dalle spie. Poi c'è tutta la struttura che le seleziona, eccetera. Però appunto, forse per un paradosso, sono affidabili anche se non sono affidabili. È davvero, non vedo l'ora di vedere il lavoro finito, che sia estremamente interessante. Grazie. Grazie anche per il rispetto dei tempi, e se c'è qualcuno appunto che vuole intervenire, pregherei soltanto di parlare, diciamo, con lentezza, nel senso che, come avete visto, Tomà parla molto bene italiano, però insomma naturalmente parlare un po' più piano. Grazie. Sì, faccio i complimenti innanzitutto per la ricerca estremamente vasta, perché alcune ricerche in questo campo ci sono, ma sempre circostanziate a singoli momenti, come la conferenza di Roma, l'internazionale di Roma, la questione dell'anarchismo, però effettivamente uno sguardo così globale e complessivo come il tuo manca, quindi se hai le forze per compiere questa ricerca, perché effettivamente gli archivi che hai intenzione di consultare, che stai consultando, sono veramente tanti. E soltanto, cioè, mi ero segnato due o tre cose, perché appunto io sono appassionato di queste cose, e più, diciamo così, di movimento anarchico che di sistema repressivo, perché inevitabilmente in quelle cose, quando studi anarchici, si perdono poi insieme. Una prima cosa, di cui riallaccio anche alle cose, a quello che diceva in fondo Pietro. In fondo anche la polizia, come diceva giustamente, però gli dicono anche quello che si vogliono sentire dire, perché un sistema repressivo non è fatto solo di norme, no? Ma è fatto anche complessivamente di una mentalità, di un immaginario, di una cultura, di un discorso sul crimine che naturalmente poi dell'Ottocento è anche di grande popolarità, fascinazione, l'invenzione delle classi pericolose. Su questo esiste anche una bibliografia, anche appunto recente, il tema è tornato da questo al libro di Benigno, effettivamente, ecco, si tratterebbe di capire, magari appunto oltre alla rete istituzionale, mi sembra che tu sia insistito più sull'aspetto istituzionale di costruzione di questa rete, però anche interrogarsi, diciamo così, un po' sulla mentalità, l'immaginario che presiede la costruzione di questa rete, no? Per esempio, non so, mi viene la curiosità, visto che hai l'accesso privilegiato a queste carte di passi, quale mentalità, quale idea sul crimine, quale discorso sul crimine avrà avuto in testa questo uomo? Quindi questo è, non so, un aspetto che forse, non so se magari poi tu, ma un quarto d'ora dovrete anche tagliare delle parti, magari non vi diciamo di cose che avete già intenzione di approfondire, però questo è un suggerimento che mi viene.
Un altro aspetto, come ricordava Pietro, come ricordava anche tu, poi come ricordava anche il Prince, che sembra che il transnazionalismo oggi sia di gran moda, fuori in ogni ricerca, anch'io me ne sono occupato in relazione al movimento anarchico, anch'io appunto come Pietro, insomma, siamo fra quanti hanno contribuito un po' a questo rinnovamento degli studi di storia dell'anarchismo in chiave transnazionale. Però studiando più di recente, andando indietro, studiando anche Garibaldini, ne parlavamo prima con Pietro, poi questo legame anarchismo-risorgimento, che poi se scavi torna sempre fuori, più di quanto non si sia detto, più di quanto non si immagini, e il retaggio di questa intersezione, questo legame porta secondo me a un'altra pista che andrebbe approfondita, perché io mi domando sempre, quel signore che hai fatto vedere che tra il 1885 gira tutto il Mediterraneo e molti altri fanno lo stesso tragitto, tragitti sì, ma come fanno nel giro di pochi mesi a spostarsi così velocemente da un posto all'altro? Cioè, c'è un movimento transnazionale, questo ormai lo sappiamo, gli studi ce l'hanno dimostrato, anzi abbiamo scritto anche del movimento politico, anarchico è il movimento politico transnazionale per eccellenza, però su che binari si muove, su che reti si muove, non è facile per un movimento come questo ricostruire quali sono le reti su cui si muove, i binari. Però io una mezza idea forse me la sono fatta, andrebbe approfondito il tema, proprio anche in virtù del legame della filiazione risorgimentale, cioè la massoneria, secondo me, cioè non a caso Alessandria d'Egitto, Costantinopoli, sono luoghi dove c'è una forte presenza massonica. Nel caso di alcuni che passano dal garibaldismo all'anarchismo, ho trovato di filiazioni massoniche a logge di Costantinopoli, del Cairo. Quando Cipriani è sospettato di aver compiuto un omicidio al Cairo, in 24 ore lo fanno sparire, lo portano, non si sa dove. Cioè, come si fa a far sparire uno in 24 ore? Ci deve essere un'organizzazione dietro. Quindi c'è la rete della polizia, che però questa rete, dicevi tu, si costruisce specularmente alla rete transnazionale anarchica, che la seguono, e si organizza, si struttura attraverso i consulati, ma ci deve essere anche una rete che fa muovere i sovversivi. Quindi non lo so, cioè io ho trovato questi indizi di recente sulla presenza massonica, cioè là dove c'è la massonica, guarda caso questi arrivano, si muovono, come cioè l'impresa di Domo Cos del 1897 con i garibaldini, poi è passato quasi tutti anarchici, ma già prima, cioè come si fa a organizzare in pochi giorni un'impresa armata lì senza avere una rete lì sul territorio che ti appoggia, attraverso la quale puoi muovere armi, puoi muovere soldi, hai appoggio logistico perché conosci il territorio. Quindi ecco, questa era, poi forse questo va un po' fuori dalla concetta, ma forse che non c'è più. Perché poi c'è, cioè, stiamo parlando di presenze massoniche fortemente legate a un movimento di filiazione democratico risorgimentale, perché poi c'è la massoneria invece vicino a Cristian. Questa potrebbe svolgere un ruolo in senso contrario, che svolge una funzione di controllo rispetto a presenze massoniche eterodosse. Però questo, quindi ecco, le due questioni che volevo porre, ma sono forse più suggerimenti che domande. Grazie, grazie. E ci sono altri interventi? Vorrei ringraziare Tomas per la presentazione, che il tema è davvero appassionante, è stato veramente bello leggere il paper, e il lavoro d'archivio che stai facendo anche a me sembra davvero impressionante, davvero complimenti. E poi inevitabilmente, ascoltando e leggendo quello che stai facendo, mi è venuto a pensare a fare dei collegamenti con quello che conosco, con quello che sto facendo. E i collegamenti, secondo me, ci troviamo di fronte a delle questioni simili, nel senso molto diverso ovviamente studiare la repressione, il controllo, la sorveglianza e studiare i movimenti, le condizioni, usando le fonti della sorveglianza e della repressione. Però ci sono dei problemi che ritornano assolutamente. Infatti trovo che le cose che ho incontrato io studiando, cioè trovando, usando le fonti della sorveglianza degli anticolonialisti, diciamo, ci sono tante cose che ricorrono, c'è questa permeabilità che si è finita tra le funzioni delle diplomatiche, delle polizie segrete, c'è veramente molta commissione di compiti. E anche il fatto che tutto invece tutto è utile. È verissimo, raccolgo le novità di informazioni
implicano un'enormità di informazioni ed è uno spasso effettivamente confrontarsi in questi documenti, ma anche una fortissima tentazione vedere le cose più mirabolanti che vengono fuori, perché tante volte insomma con i controlli incrociati ci si rende conto che c'è molta fantasia. E mi chiedo se non possa essere, e forse andare a vedere certi lavori che hanno un ampio respiro, come appunto quello della tua ricerca, che però hanno un certo punto il controllo imperiale di movimenti anticoloniali, perché c'è qualche lavoro che forse a livello di 22 cioè, mi sto confrontando anche io in questo periodo, e forse non so se può essere più di certo apprendere che conosci già, perché sono uno dei testi, penso relativamente no, cioè quello di Daniel nel 2017, e sono soprattutto testi che prendono in considerazione l'ultimo periodo e diciamo la prima parte del Novecento, che è incluso nella tua ricerca, però forse può essere comunque quello di Michael Silvestri, che è il testo del terrorismo del paese, però in un mondo, cioè sono uno dei tre imperi europei di come vengono approcciati, mentre il ciclo di Blumenhaus era studente in Europa, e quello di Gavin Keller e che è tra Francia e a francese, però forse anche a livello di utilizzo delle fonti, perché spesso con gli archivi sono gli stessi, non so, forse su qualche modo di forse no. Grazie, grazie. Altri interventi? Via. Sì, un po' come nel caso anche della relazione di stamattina di Salvo di Boscarello sulla cooperazione a livello internazionale. Volevo riportare l'attenzione sul Palo Turco, perché secondo me è importante in questo caso avere il Palo Turco molto presente in molti piani. Perché negli anni 70 comincia un grande dibattito, comincia un grande dibattito a livello internazionale sul tema delle estradizioni. Quindi mi chiedevo quanto diciamo, questa cosa fosse chiara, presente, cioè, perché comincia questo grande dibattito, che è un dibattito sia teorico, nel 1873 viene costituito il nostro Istituto Internazionale a Giochi, poi si sposta a Bruxelles, e nelle sessioni annuali di questo istituto le cose di cui si discute sono essenzialmente queste: si discute molto di estradizione, si discute di diritto di asilo, si discute di immigrazione. C'è una brevissima tesi di Philippe Frigel sull'ostitù e in particolare sul dibattito sulle migrazioni, quindi qui c'è tutta una parte su questo tema dell'estradizione. Questo tema dell'estradizione è ovviamente il tema, nel senso che queste reti diciamo, di sorveglianza devono poi avere come dire, uno sbocco, e questo è ovviamente quello della repressione della polizia italiana, che si può fare indiscriminatamente no? Sul territorio francese. Laura, abbiamo qui una massima esperta di studi sulla polizia, quindi non mi avventuro troppo su questi terreni, però c'è anche un problema di sovranità no, degli stati, e quindi è quello del controllo poliziesco proprio uno degli elementi più importanti, diciamo, che definiscono la sovranità degli stati. E quindi in questo periodo, però, appunto, proprio per bypassare questo problema della nazionalità, si cominciano a fare gli accordi bilaterali e poi multilaterali, che poi sfociano più avanti, ovviamente, anche delle organizzazioni internazionali come il Popolo, la cosa degli migranti, ma che già nel 2014 viene apprezzato. Ovviamente, il problema si pone per tutti i paesi. Emigrazione, no? La Francia evidentemente è uno di questi, la Svizzera è uno di questi, gli Stati Uniti c'è un enorme controllo, non soltanto degli italiani, ma anche degli americani sull'anarchismo, tanto che nel 1906 cambiano la legislazione sulle naturalizzazioni e introducono una cosa che poi è introdotta anche in Europa.
la cosa mondiale sono solo l'inizio della prima realizzazione, soprattutto per tutti quelli che hanno ottenuto la realizzazione con la droga, che sono essenzialmente anarchici, socialisti, eccetera, eccetera. Il caso di un più famoso è quello di Bergman, la Roma, per 1906. Benissimo, grazie. Ci sono altri interventi? Non ci sono, allora io non parlerò, diciamo, perché il tema mi interessa molto naturalmente, e soltanto veramente in un momento volevo diciamo evidenziare il fatto che insomma effettivamente questa è una ricostruzione poi che manca, appunto, come è stato detto, e che rientra comunque anche in questa storiografia, no? Che sta cercando anche di far luce proprio sui quelli che poi Harper ha chiamato i regimi diciamo transnazionali di sicurezza, in cui la dimensione a cui faceva riferimento giuridica in effetti è importante, così come questa costruzione appunto invece più proprio relativa alle cooperazioni di polizia e agli accordi di questo tipo. Soltanto due piccole cose. Mi sembra interessante, diciamo, un elemento che emerge dalla ricerca, e che è un po' la agency dei consoli, cioè quanto il singolo console diciamo così incide sullo sviluppo poi di determinate pratiche. E questo, credo, penso appunto a questo libro curato da Genet e Aietti con proprio le Française, cioè forse nasce anche proprio dal fatto che la funzione poliziesca dei consoli, che appunto è già precedente, cioè avviene un po' al di fuori, cioè un po' più nella prassi, un po' al di fuori di un quadro legislativo chiaro. E quindi questo magari può essere un elemento, e poi insomma trovo interessante anche nelle fonti questi fascicoli personali, perché diciamo quest'ottica un po' prosopografica è sempre interessante, perché ci aiuta, è faticosa naturalmente, sono anche un po' noiosi tu lo scrivi queste fonti, però per capire anche un po' la continuità più a volte dell'amministrazione, delle burocrazie, soprattutto nelle transizioni di regime. Ho concluso il vostro tempo. Grazie delle suggerimenti e delle domande. Comincerò con la prima domanda sulla disparizione. Fin degli anni 70, vari anni 70 fino alla guerra mondiale, questo tema è sempre lo stesso. Per esempio, la conferenza dell'Atlantica di Roma è l'oggetto centrale della conferenza. Dobbiamo estradere un anarchico che fa un assassino. La Germania, al quale vorrei chiedere una città, dicono di sì, l'Italia, che ha fatto la conferenza, ha detto no, la Francia è contro, e poi parlava della tesi di Filippi sull'Istituto Nazionale Internazionale, che io sulla mia tesi di magistrale ho studiato la conferenza. Roma, e si vede che non si deve solo della struttura, quindi perché parlo di questo? Però dopo la seconda guerra mondiale, ancora ci sono anche, c'è anche una conferenza, sei di crisi, parlando ancora delle risorse dei costi della guerra. Dopo, un po' di giorni, ho seguito la cosa, però è un po' più centrale, soprattutto per l'Italia e la Francia. Dopo la conversazione del percorso di Roma, la Francia non vuole fermare la corruzione, la nuova corruzione. Mettono un po' difficile, però mettono un articolo che viene dalla Convenzione di estradizione belga, che permette di estradare qualcuno che ha fatto un assassino, un omicidio, eccetera. E poi finalmente, quando c'è la voce tra la Francia e l'Italia, la corte commerciale, la Francia si estende anche a la commissione, però è molto difficile questo momento, perché sempre cambia i governi di polizia, poi no. Adesso ora domande di Pietro. Sulle continuazioni delle politiche transnazionali, possiamo parlare del professor Raggi Fiori, che ha lavorato sulla sovranza del consumo, la sovranza
della vicina del Porto Nico, che sono state dei consoli. Quindi c'è proprio una correlazione tra le Cine, prima dei stati, vari stati italiani, poi l'Italia libera e il fascismo, e magari anche solo le politiche polizieschi e di sorveglianza. Per esempio, le bombe di Bologna, durante le anni di piombe, è un po' la stessa cosa che si passa a 100 anni dopo, dicendo prima a Pisa e a Firenze. Ho trovato il console basso, scrive che le bombe di Pisa a Firenze sono state utilizzate dalla polizia per creare un mostro e un nemico. Quindi le pratiche poliziesche non cambiano, e di sorveglianza anche con i consoli sono diverse da quella. Soprattutto se prendiamo per esempio prima l'Italia libera, sotto che c'è un corso sulla cima del Sardegno, per esempio il padre di Giuseppe Basso, lui è già console, è console del regno di Sardegno, e quindi lui già aveva missione di sorveglianza all'estero, quindi magari ha influenzato il suo figlio. E sarebbe interessante di studiare di più questo personaggio per mostrare veramente la continuazione delle politiche sovranze dei console, però avanti più la sua puntata non dice niente. Concentrate le giorgioliti. All'inizio il Ministero della Giustizia di Chiara, veramente un pezzo, però è il Ministero dell'Interno che paga. E paga tantissimo. Senza, all'inizio paga senza chiedere, ovviamente, se una spia o un cliente chiede 300, pagano 300. E poi quando la sinistra torna al potere, torniamo. E quindi a questo punto c'è il deficit di sorveglianza, e poi ci sono gli attentati anarchici della Europa, e la crisi copia tutto e prende direttamente sulla direzione del Ministero dell'Interno il servizio di sorveglianza internazionale. E poi Giolitti fa la stessa cosa, e ancora di più, perché lì sono completamente direttamente di confidenti e di alcuni confidenti di spie. Penso che non da questo punto di vista non ci sono veramente conflitti tra il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Affari Esteri. È più un simbiota, non ci sono, non ne ho visto. Dopo mi chiedevi sulla cooperazione ai confini. Per esempio, io ho trovato un prezioso che mi ha dato la pizza delle Alpine Olimpiche nel 1885, con l'accordo del governo francese e delle autorità di persone di tanti anarchici, però le repubblicani intelligenti non francesi. E poi lui è stato due anni dopo, però c'è il servizio segreto del servizio francese che scrive. Il polizio ha mandato il consolato, è pericoloso perché fa la spiglia per le scelte di non si occupa niente di sorveglianza. Quindi, però, le passaporti per il sistema di lavori, è più un modo di vivere di sottile. Accordano dagli accordano a persone che sono, per esempio, condannate a 5 anni di giudice coatto, prendi il passaporto e vengono a cercare il presidio per la tua pena, se no la giudice coatto o la. Quindi la scelta è un po' ovvio per loro. Concernente l'immigrazione dell'economia politica, la carta che ho ritratto da Fredo Matteo, il desiderio di Fredo Matteo ci mostra bene che lui segue
vie dell'immigrazione politica, e soprattutto è stato un esilio perché è stato l'abolizione, e l'abolizione è una pena che mi obbliga a obbligare a puntare ogni giorno alla questura, e quindi non si può lavorare, si può incontrare alcuni compagni politici, quindi la stessa cosa che resta da fare è da emigrare, e come si dice, lontana da te, rassegnarsi o tornare. Quindi qui la preferenza è esilarsi. Per chi dona le permesse di soggiorno e i passaporti, questo è, sono ancora che deve ricordare cosa, perché nelle fonti non è scritto, concerne tutte le queste domande dei suggerimenti di Manfredi. Allora, sull'anarchismo, il ragionamento e le continuazioni delle reti transnazionali è una domanda molto interessante. Per esempio, so che 10 caribi italiani sono andato nelle Vosges a combattere per la Francia, e poi sono stato solo di uno dei militanti di primo ordine dell'internazionale anti-autoritaria. Quindi sarebbe interessante vedere se ci sono ancora in quel momento le entità transnazionali di grande caribellismo e repubblicanismo, però al momento c'è una cesura e l'anarchismo e più i gruppi locali che si aiutano con le lettere di raccomandazione. Quindi mi fermo qui perché non c'è più tempo, scusate. Possiamo continuare poi a discutere, insomma adesso ci fermiamo e riprendiamo domani.